Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Zeb89 e bentornati nella live più fiera di Twitch. Stasera cominciamo un pochino meglio e un pochino anche prima del solito, perché abbiamo il rank reset su Dead by Daylight. E ho cominciato a circa un quarto alle 9, di solito iniziamo più tardi, eccoci qua per affrontare i nabbi e la gente che vuole tornare nuovamente rank 1 perché è stata derankata. Ogni 13 del mese, infatti, in questo gioco, chi è rango 1, sia Survivor che Killer, torna a rank 10, mi pare. Eh sì. E quindi dobbiamo scalare nuovamente fino in cima e vediamo un po' chi troviamo lungo il nostro cammino, perché qui si possono presentare potenzialmente tante persone diverse, di vari skill level diversi, nabbi, gente più brava, insomma, un misto, un fritto misto e chissà cosa ne uscirà. Benvenuti, bentornati in live, ragazzi. È ora di spaccare un po' di culina. Ecco! Come si aspettavo, perché comunque l'hanno aggiornata la cosa, non è sempre stata così. Non è sempre stata così. Aspetta. Ah, devo mettere DBD perché ieri ho giocato a Unreal Tournament, devo resettare DBD. Eccoci qua, come vedete, rank 10 Survivor e rank 10 Killer. Prima era peggio perché prima ti facevano azdunzi, cioè ti resettavano a rank 15 da 1, non 10, 15, quindi venivi declassato ancora di più. Hanno ammortizzato un attimino le cose invece ultimamente spostando la gente semplicemente al 10 al posto del 15. Si sente un po' meno questo derank, quindi. Francamente a me non cambiava nulla perché ci mettevo sempre pochissimo tempo a risalire. Non è assolutamente un problema. Ma il punto fondamentale, no, di cui parlare è che essere di rank alto non serve a niente. Non serve a niente, l'unica cosa utile, diciamo, è che quando giochi sopravvissuto puoi trovare potenzialmente compagni un pochino più bravi, ma alla fine, come avete visto anche voi, non è sempre così, anzi è difficile che siano bravi perfino a rank 1, quindi alla fine non serve a niente, non ti dà né più punti, non c'è un bonus che ti moltiplica i punti ottenuti, no, niente di niente, è soltanto un numero e non serve a nulla di più. Però vabbè, vabbè. Vediamo come va. Stavamo facendo ieri sera una killer rotation e eravamo arrivati a Leatherface. Quindi il killer da giocare adesso è. È lui! È lui! Potrebbero potenzialmente volare più cavetti, però, essendo che ci sono giocatori di diversi livelli di bravura, insomma. Quindi chissà, magari la gente si scollega più volentieri? Non lo so. Non è neanche detto, boh. L'unico modo per vedere cosa succede è giocare. Buonasera Stormy Wither, Toto Gamer, Remuftino, Ken Kaneki, Only Revenge, Angie. Tutti quelli che si stanno sintonizzando in questo momento sul mio canale, bentornati. Siamo passati a Rango Orango, il rango degli oranghi. E stiamo per fare la prima partita della nostra rotation con il dottor Frizzino. Il dottor Frizzino, guarda com'è contento, va. Prendiamo il perk. Prendiamo questo, prendiamo il Frizzino in lungo e anche The Game, perché. Guarda, mi è venuta voglia di fare un dottor Frizzino The Game, che ne dite? Io dico di sì. Io dico di sì! Sì, rango 10, sì. Hanno resettato le mele a tutti. Chi era rank 1 adesso è 10. Cosa mi dai? Cosa mi dai? Sto perk di merda. Boh, forse prima sparisce meglio, eh. Ma scusa, mi ha dato un solo perk in questa tela? Ma possibile? No, scusa, quanti perk ho con questo? Oddio, ho sbloccato tutti i perk col dottor Frizzino. Oddio, ma seriamente? Non male. Vai, proviamo un The Game col dottor Frizzino e vediamo un po' chi saranno le mie vittime. Bentornata Manuela, buonasera Zebby a tutti. Stai meglio di stomaco? Guarda, non voglio portare sfiga dicendo che sto benone, sto meglio di ieri e quindi è già qualcosa. Già stare meglio di ieri vuol dire tanto, quindi non posso lamentarmi. Bene, un parolone. Però meglio di ieri sì, quindi dai.
Non è ancora giunta la mia ora. Non credo almeno. Tutto bene col trasloco? Sì, ma è una cosa pallosa. Capito? Cioè, sono cose che, soprattutto per allacciare le forniture, una cosa ti fanno l'appuntamento, poi devi staccare dove stavi prima, firma qua, aspetta il coso, ti attiva il contatore, e tutto. Poi molte cose del trasloco vanno fatte in sequenza, cioè prima devi fare quello, perché se non fai quello non puoi fare quell'altro, e quell'altro non lo puoi fare, c'è tutta una catena di cose che devi fare con un certo ordine e con un certo rigore, per vari motivi, sia di pulizia che ordine logico, cioè è una cosa proprio... Ora, molti di voi, per fortuna, non hanno mai dovuto fare un trasloco, probabilmente, però chi ha fatto un trasloco sa bene di cosa sto parlando. Quello è poco ma sicuro. Diamo il benvenuto nell'esercito degli AC Gamer a Johan XZ01 e Chris, benvenuti. E grazie per i Prime Sub. E grazie invece per il secondo mese di fierezza totale. Atomix 08 Edward 9. 9 non come si dice in tedesco, Nine, ma 9 proprio quella A, 9. Grazie per i 2 mesi nell'esercito degli Ace Again, ragazzi. Apprezzo il supporto. Vediamo se i cavetti sono di più oggi. A proposito, fammi rimettere il counter, va. Che deve comunque ricominciare da zero, eh. Ma comunque possono essere bravi, perché comunque sono sempre ex rank 1 per lo più. Io ne ho fatti, no, ne ho fatti 3 di traslochi in 14 anni. Story Reader, poteva anche andare peggio, eh. Poteva andare peggio. Remove Tino 19, grazie per la tua donazione di prima. Fiero e presente anche stasera ad augurarti una buona live. Come stai, Zeb? Sto un po' meglio, non sto ancora in perfetta forma, ma sembra che mi sto riprendendo dal malessere che ho avuto durante questa settimana. Oggi è sabato, quindi ci sarà anche un po' meno gente perché molti preferiscono uscire giustamente, no? Per passare un po' di tempo con amici e parenti. E la gente fa bene a variare un po', però io sono sempre qui, per cui ha voglia di vedere un po' di cavetti. Ah! La nostra prima vittima. Però t'ho presa! Però t'ho presa! L'importante è quello. Io ho spaccato anche un pallet, quindi sono contento così. Mi posso ritenere soddisfatto. Dove vai? Ah! Non l'ho presa? Ah, è salita. Cascata? Interessante. Frizzino? È importante alzare la pazzia, vai Spirit Fury. E ora vai giù. È durata anche troppo. È durata anche troppo. Lei non sa che ho Spirit Fury. E ora mi fa sdrubalini, eh. Va al pallet, si crede sicura. Ce la fa da lì. Eh sì. Ho sbagliato io, no. Lì ho sbagliato io. Che fa loop al pallet. Perciò Spirit Fury, eh. C'ho Spirit Fury, eh. Ah! Ti avrei presa comunque perché hai sbagliato a buttare. Mettiamola nel vessel. La nostra prima vittima. Buonasera, Texa. Sì, Texa RSG. Stanno stream sniperando Shido. Vabbè, sì, i soliti stronzi. Ma uscito gioca sulla PS4, quindi diciamo che per quanto mi riguarda è un po' più noioso purtroppo, perché comunque su PS4 è facile fare i numeri contro chi usa il joystick, non... Cioè, capito? Come fai a perdere una partita contro uno che usa il joystick? La vedo difficile. Peccato per lui, eh. Io non sono d'accordo con la decisione degli sviluppatori di bannarlo, non sono d'accordo. Ha rotto un po' i coglioni trollando, ma non è che ha fatto niente di grave, quindi... Mi dispiace per lui, ma non rende bene su console, secondo me, a livello di gameplay, perché su console tutto è più semplice.
Peccato. Ma che vuoi fare? Se gli rodeva del pretty good job il meme. Secondo me gli rodeva un po'. Poi non lo so. Insta heal. Chi me lo fa in Insta? Ah! Ma che brava! Ma hai fatto un numero! Ah! Oh! Vuoi mettere Insta heal, Ma ti metto il frizzino. È finto! È finto! Questo c'ha l'insta kill secondo me. Madonna, che scarsi. Mi regalano le hit. Oddio! Che laggone! Avete visto che scatti là? E si torna sull'uncino. E si ritorna sull'uncino. Non se parti il cavetto. Potrebbe, perché qui il nervo. La miccia è corta. La miccia è corta qua, eh. Ah, wow! Sono ancora là. E mi si blocca il gioco. A volte mi si blocca. Ora andranno a salvare. Andranno sicuramente a salvare. No. No, non la becco da laggiù. Speravo di beccarla da laggiù, ma. No, ma non la lasciano a marcire. Io non ci credo. La lasciano a marcire. Ecco, lasciata a marcire. Effettivamente era un save molto difficile quello. Cioè, non solo era nel basement, ma era chiusa anche la porta sull'altro lato e c'era, era monodirezionale la questione. Aspè, si sta curando. Oddio! Ma che è successo? È cascata dall'alto? O era dietro l'angolo? Ma? Easy questa partita, eh. E il diavolo, buonasera. Ma sta partita per ora sta andando molto bene, devo dire. Molto easy. Già vedi, si vuole divincolare. No, questo è scarso. Guarda come lagga, guarda come. Ah! Questo c'ha qualcosa, questo c'ha qualcosa. No, scusa, eh. Cioè, hai visto che laggate? Questo c'ha qualcosa. A parte la scabbia, c'ha qualcos'altro. Perché non. Va bene. Tu sei la prossima, eh. Solo per quell'affronto. Tu sei la prossima! Sei la prossima dove pensi di andare in quella torcia? Sì, bravissimo. Carichiamo Spirit Fury. Spreca la torcia, dai. Ok. Easy! Ora arriva la torcia, guarda. No. Eccolo! No, ti prego! Io distrago. Reco disturbo. Madò, che tirata debole. Che nabbo. Se questa ancora si deve curare. Prendiamo Spirit Fury, va. Mi sa che è già GG. Questo è scarso. Questo è già GG. Perché ora va a restare quella e si fa rinzanunza, guarda. Non è già GG. Vabbè, prendiamo lei allora. La Claudette è leggermente più intelligente. Non si è fatta vedere nel momento cruciale. Ha detto: no, no, fammi ora mi na devo nascondere. Che se mi vede mi atterra. Vedi, si è nascosta. E l'ha alzato solo ora. L'ho visti, l'ho visti. Era comunque andato di qua. Non l'ho preso per poco. Ecco, Claudette ancora. Questa è l'unica decente della squadra. Per modo di dire. Perché? Questa mi fa rinzarunza. Devo scendere. Ha fatto la cazzata. Non so dove sei. Ma è chiuso, maledizione. Eccola! Guarda che c'ha volontà di burro! Non si sente quando è ferita, c'ha volontà di burro. Io ti posso ammazzare, ciccia, che non avete fatto manco un gen. Pensate che scempio.
Neanche un generatore, li stai zunzando, ho visto sfondatini. Zero gen, due morti, tra un po' tre. L'altro non sto che sta, non sto, non ho idea di cosa stia facendo, ma nulla di costruttivo, a quanto pare. Come minimo andrà a fare il save in modo stupido. Guarda, eh. Perché poi a questo punto, sai che fanno? Vanno a farmare. Dalla serie, vabbè, tanto è persa. Vado a farmi un po' di punti, no? Molti ragionano così, dicono tanto la partita è persa, andiamo a farmarlo all'uncino. No, si è fatto sgamare a gratis, vabbè. Madonna, me l'ha anticipato, il bastardo. È perché è scarso, anticipa, questo è proprio... Questo è un rank 10 vero, mi sa, questo è un rango rango. Non mi ammassare, capo, non mi spanare. Non mi spanare, no no. Non vuole essere farmato. Non vuole essere farmato. Riesce a trovarlo un pallet? No, non riesce. Mamma mia, non è proprio capace di trovare un pallet, poverino. Madonna, che partita semplice. Rango rango, rango tango che balla il tango e suona il banjo. Non urla però, vedi, c'è il perk antistrillo. Vedi, vedi, lo sfrusti col dildo metallico. Gnognini, freghen, che si dance. Mi dichiaresti il dance, mio amico Marco, a Marco Maroni. Che partita easy, mamma mia, scandaloso. Sì, pensava di farmi un 360 questo. Pff, ma va là, ma che fa questo? Tiroler 78, ti ringrazio per il cheer. Apprezzi 100 bits, grande zebone. Fai mans a mio figlio Manuel. Ti arriva un frizzino ora. Where was this ruin? It was up some once. Yes! Ah! Sì, dalla serie, ma se io non trovo il ruin non posso giocare. Mica lo posso sfiorare io un gen con il ruin attivo. A me non riesce perché il ruin è impossibile da beccare. Io non sono buono. Non sono per nulla capace io. È arrivato il turno di Freddy Krueger. Freddy Krueger. Mettiamo i punti, va. Anzi, metto la mappa, va. Mettiamo questa mappa qua. Tutto a mio vantaggio. Buonasera Fugu e Lord Ilias. Lord Ilias era Zeb, appena tornato tutto stanco a casa dopo una partita molto combattuta. E adesso vi posso gustare la tua live. Ora è arrivato il momento di rilassarsi. Eccomi qua in tutte le live fiere. Bifcotto, bentornato. Sto meglio di ieri. Non sto ancora perfetto, anzi, però meglio di ieri, sì. Ieri non vi nascondo che mi sono sforzato un po' a fare la live, non perché non avevo voglia, ma perché proprio, insomma, quando parli per ore e hai disturbi, appunto reca un disturbo. Però non me ne pento, anzi, però vi posso dire che sto meglio di ieri, l'importante è quello. Ma l'importante è fare passi in avanti e non il contrario. Però, poi vediamo. Non avevi detto che continuavi a fare video su YouTube o hai cambiato idea? Allora, per ora no, però dopo il trasloco potrei mettere qualche vlog se mi gira qualche cosa così, come fanno molti canali ormai. Cioè dedicano il canale a dei video così, i vlog, i classici vlog che fanno in tanti. Però i gameplay editati richiedono 8 ore minimo e non c'è nessuna rendita. Cioè, YouTube può essere usata ora come piattaforma di contorno, giusto per un po' di fan service magari, qualche vlog appunto che comunque non mi porta via troppo tempo per una cosa che muore sul nascere, nel senso economico, cioè proprio non rende niente, quindi fare 16 ore un video, perché tra registrazione e montaggio vanno via 16 ore, non è una cosa fattibile. Quando su Twitch invece le cose vanno benissimo, non ha senso. Purtroppo YouTube non sembra dare
segni di miglioramento. Quindi io lo userei per i vlog come facevo nel 2008, 2009, 2010 anche. Potrei fare qualcosina così. E comunque credo che sarebbero video apprezzati. Poi vediamo, perché non è detto, eh. Però oddio, qualcosina potrei fare anche là. Però i gameplay li farò tutti su Twitch. Allora, un po' buio, questo regno dei sogni, un po' buio per i miei gusti. Madonna, e già comincio a sudare. Oh, vado in live e comincio a sudare, sempre così. Qui non c'è nessuno. Abbiamo gli add-on migliori per Freddy, quindi dovrei farcela. Preso. Presa. Ah, pensava... pensava che stavo sopra, invece mi ha aiutato facendo così. Fregata! Lord! Ora va la capannina. Bel rush, eh. Non male, hanno lasciato un gen. Sloppy Butcher. Ha sbagliato, ottimo. Ottimo, ha sbagliato. Ha sbagliato il loop, avete visto lì? Non so se è incagliato. Questo non vorrebbe body bloccarmi, ma non può. E non può. Vuole farmare. Vuole farmare forse, boh. Oh, non va, non va al colpo. Vai. Niente. Ci mette meno del solito, ma sempre troppo per... Ora usiamo Sloppy Butcher, che aumenta il tempo per la cura. Ora ci mette più tempo a curarsi rispetto al normale. Dovrei tornare qua che... ora dovrebbero andare a salvarlo. È strano se non ci vanno, eh. Un po' strano. Eccoli. Devo fare tandem, che sennò mi vanno via tutti i gen. Sono costretto, mi spiace Claudette. Già sto usando un killer scarso, quindi figurati se poi non faccio manco il tunneling. Devo fare per forza. Fossimo ancora 5 gen, sai, potevo ancora forse provare con la mia, ma bisogna volersi male, capito? Bisogna volersi male. Cioè se i risultati li vuoi... vedi, vedi? Siamo già 2 gen fatti. Già da questa cosa so che era l'unica giocata sensata che potevo fare. E potrebbe anche essere salvato ora, mentre salgo. E vedi, vedi? Non ho esagerato. Non ho esagerato. Io pensavo di esagerare, ma non stavo esagerando. Un gen rush assurdo. Vedi, vedi? Vedi, vedi, già 3 gen, ti rendi conto. Ora vengono a body bloccare. Ci mette di più a curarsi, quindi se lo ferisco, bene. Ora, questa è morta, vedi? Era l'unica giocata possibile questa. Veramente era l'unica. Se avessi fatto l'uncinata mista, sarebbe GG già ora. Sarebbe già GG. Vedi, vedi? Buonasera, Bojang. Però avete visto, ragazzi? È incredibile. Perché magari qualcuno pensa, Zeb stai esagerando, vuoi giustificare questo modo sporco di giocare. Certo, certo, hai visto che è successo là? Cioè, hai fatto caso? Dove cazzo? È salito di nuovo, questi lasciano a merda. Vedi, vedi? Cioè, se avessi fatto qualsiasi altro tipo di giocata, era GG. Qualsiasi, eh. Ovviamente il basement non è qua, perché sono sfigato. Ora già qua cominciamo a mettere un minimo di pressione, perché abbiamo già morto. Capito come? Ora questa dov'è? Non lo so. Non so dov'è. Eccola là. Mi dispiace Bill, ma già sto rischiando. Dead hard.
È bello che finirà quel gen, eh? Bello che lo finisce. Ah, neanche, perché sta ancora dormendo, non male. Sta ancora dormendo questo. Ora lo salva di nuovo, eh. No. E laggiù, ho tempo per salire e a rompere le palle a questo. Invece. È uno. Ok, Bill è morto. A te ti farmo il token. Ora andiamo a prendere Bill. Vabbè, ancora riesco a fare qualcosa, ma perché ho sistematicamente uncinato la stessa persona 3 volte, avete visto? Devo spaccarlo per forza questo. Vediamo se ne trova un altro. Sì, ne ha trovato un altro. Vabbè, questo è morto ora. Preso. No, non me lo fai Dead Hard. 2 volte non me lo fai. Vedi, me la sono giocata bene qua. Col Mori era easy. Vabbè, grazie ragazzi. Sappiamo tutti che col Mori era easy. Il punto è che senza Mori, se hai un team che gen rush, devi prendere subito le uncinate e non devi farle miste. Se le fai miste, GG. Peccato, perché è brutto, no? Io sono d'accordo con le persone che dicono, ma così è brutto. Sì, è brutto, ma sarà brutto per te poi se perdi. Quindi alla fine, vuoi perdere? La domanda è quella, vuoi perdere o vincere? Se vuoi vincere devi fare determinate cose. È semplice la questione. Qua stanno già quasi per finire. Stanno anche in 2, vedi. Farmiamo lo stack. Questo si crede bravo. Tanto c'ho il Bloodlust, anche se fosse. Io sto farmando gli stack, manco l'ha capito. Non lo può sapere, ovviamente. Ha sbagliato Dead Art. Ha sbagliato il Dead Art. Complimenti, ora questa è morta. GG. Freddy farà schifo, ma almeno per traccare è buono. Quindi GG. Ragazzi, GG. Dovrebbe essere 4 su 4, a meno che... vuole far saltare fuori lo skill check. Sto maiale. Si è buttato. Vuole restare l'amico. Vuole restare l'amico. Che fai ora? Vai a restarlo, no? Allora è GG. Non lo resti, è GG. È semplice. A parte che non potevi, secondo me, non ti bastava il tempo, perché poi con la cura lenta GG. Ora però dovrei appendere lui, ma questo c'ha il decisive. Quindi se io appendo lui e lui trova la botola, col decisive mi prende la botola. Quindi prima devo ammazzare questo. Vedi, bisogna pensare prima, ne anticipa ste puttanate. Ehi Kishi, buonasera. E l'ha mancato, vai. O l'ha mancato o si è arreso, mi sa che si è arreso. No, l'ha mancato. Bene, questo è GG allora. A meno che non si salva col 4%. Vedi, c'è sempre... Vedi, dico sempre, è fatta ma... È vinta ma... C'è sempre quel ma sulla punta della lingua. Perché può succedere qualsiasi puttanata... Col potenziale di rovinare l'intera partita per me, capito? Tipo Unbreakable, il Decisive... Il 4%, il perk del dottore che si salva. No, gli è andata male. Vedi, devi stare accanto all'uncino ad aspettare, perché magari si salva. Hide fans, bentornato in live. Vai, 4 su 4. GG. Il secondo 4 su 4 di stasera. Che belle chiappe. Che belle chiappe. Allora, Just Andre, Alex 1200, Johnny Lance, Vilsvin, benvenuti a tutti nell'esercito degli Ace Game. Grazie per tutti i gentilissimi sub. E invece per i 2 mesi cosa avevano?
Ce l'aveva il design, se vedi. Cancer has to die from cancer. You mean you? No, I agree, non lo scrivo, ma... Vabbè, lo screen. Screened and reported. A fun grinding your account again. Ma questo lo segnalo, che sta gente deve capire che non deve rompere i coglioni perché lo prende nel culo. Non deve rosicare. Rosicasso in silenzio almeno. Però deve rompere il cazzo, ma non gli va bene. Non gli va bene. Non gli va bene. Metto dei game perché sono simpatico. Avvelenato! Avvelenato era! Avvelenato! Madonna! E poi tutti i team e poi ti offendono perché gli sdunzi. Siamo già al 9, easy. Grazie Manuela per la donazione, gentile come sempre. Ciao Zeb, sono contenta tu stia meglio. Io per lavoro mi occupo di allacci, utenze, gas, acqua, luci, rifiuti. Capisco quanto sia rognoso, rognosa come cosa. Ho detto a Giuseppe di provare altri Battle Royale, ma nulla. Nel suo tempo libero solo Fortnite. Buona live. Dì che quella di Call of Duty è più bello di Fortnite, perché non ci sono le mura. Ma a quanto pare è un appassionato delle mura. Dai, sto un po' meglio. Devo ancora recuperare un po', però purtroppo ancora... Insomma, sono quelle cose rognose con cui devi avere a che fare. Grazie Piermenti. C'è uno fuori che fa... Grazie Piermenti per l'euro e 10. Se dico a Rinza, allora... E quando la stappi, 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 ti si stunza, stunza, stunza. La rinzarunza. Dr. Newt 01 e Cinder Delis. Grazie per i due mesi di fierezza, ragazzi, nell'esercito degli gamer. Prezzo il continuo supporto. E Renwix, grazie dei cheer. Ora, dopo questa leggo i messaggi, va, dei cheer. Abbassiamoci, che sennò si perde qua, già lasciano come maiali. Io sono un maiale ora, quindi siamo anche in tema. Senti, senti. Ma c'è qualcuno all'opera? Ora si parla. Mans. Cavaluda. Benz. Non dovevi rompere il mio totem letale. Adesso subirai le conseguenze delle tue azioni. Cazzato nero, eh. Chi è quel bastardo infame figlio di puttana che ha spaccato il totem? Chi è? Chi è quel rognoso schifoso? Ah, di qua è andato? L'ho visto, l'ho visto. Sta qua il pallet. Madonna. Ma che pallet camper. Stappiamo questa. Mi vendo la stappi, stappi, stappi. Easy. No, no, no. Grazie dei punti. Ma che lezza. Ah, ci va quell'altra. Scalciamo questa. Bene che le porte sono chiuse. Vedi, queste porte, essendo chiuse, recano disturbo perché sono costrette a passare da quell'unica entrata. Oh! Oh! Spacchiamo il pallet. Un altro pallet in meno. Sta andando bene, è già al secondo stadio. Tutte ferite tranne una. Basta fa così, guarda, arriva. Guarda come arriva, Senti, 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 senti. Sento già i passi. Oh, non puoi. Ah, easy.
Vieni con me. Ci penserò personalmente. Rekt! Buonasera, Sosis. Tutto bene? Sera a tutti e sera fiera. Si inizia a rankare seriamente con Angie, vediamo. Che rank 13 puzza, eh. Nemica. E 13 porta male. Dai, dai. Vediamo dove sono. Sono riuscito a ammazzare uno in poco tempo, eh. Questo va a mio vantaggio. Come mai questo titolo? A cosa ti riferisci? A rank? Dance? Perché è stato resettato quasi, da 1 a 10, quindi resettami le mele. Perché mi ha resettato le mele sto gioco. Per quello. Vediamo se lo trova un pallettino, mi sa di sì. No, non lo trova. Dead Hard. No. Ciao. Non so manco se usa la trappola, ma sì, tanto. Tra un po' è già GG a questi livelli. Però si nota la differenza giocando a rank 9. Mamma mia, scarsi. Cioè, si nota proprio a vista d'occhio. La gente che sbaglia tutto. Sera special Gabri. Gabri. Si nota subito che fanno tanti errori, vedi, così. Non sanno sempre dove stanno i pallet. Stanno a fare quel gen? Va, da ferita. Fai gen da ferita, disperata. Non possiamo essere ancora a 5 gen, che schifo. Vabbè, era difficile quella, effettivamente. Tanto quella c'è la trappola. Questa pallet campera, come gli scarsi. Non loopa, campera il pallet. Ci è mancato un filo lì. Sì, sì, fammi i gesti. Quella ti arriva, una bella trappola. Ciao. Ti arriva una bella trappola di quelle pallose. A proposito, se l'è già levata quell'altra, eh. Se l'è già levata. Ha avuto culo. Ah, perché a volte c'hanno semplicemente culo, eh. Se la levano instant. Meno male che non era chiuso qua. Sacchete. Andiamo a scalciare quei gen. Questi due. Questa va scalciata. Questo è tipo un quarto. L'hanno già salvata. Ah, stanno curando in due. Ce la fanno. Sì. Prendiamo questa. Questa è un pallet camper, eh? Questi sono i pallet safe del gioco, della mappa. Questi vanno rotti per forza. Quindi se non li rompo ora, sempre che dovrei romperli dopo. Grazie. E ora? Ora rompe subito questa. Questo vuole andare a risparmio, si sente in colpa. Dead Hard? No. Si sentiva in colpa, ma lo uso o non lo uso? Lo uso o non lo uso il pallet? Non lo uso, dai, moriamo. Che meglio. Oggi la prof ha detto di proporgli una gita. Gli ho detto che Calvenzano potrebbe essere una perfetta meta. Ma che cazzo. I trolli. Buonasera Ricky e grazie del cheer. Buonasera Zeb, che mi sono perso. Ti sei perso 2-4 su 4 col frizzino. E con cosa abbiamo giocato? Freddy. Vabbè, qua proprio sono scarsi, eh. E 5 gen, 5 gen. 5. Eccola. C'è ancora sto pallet qua che va rotto, però lei è andata altrove. È andata sotto.
Ancora le orecchie mi funzionano. Ora l'altro dovrebbe venire qui a fare il save. A meno che non si stia levando la trappola, no? Si è lasciato andare, ma incazzata! Non ha risquittato col cavetto, però si è lasciata andare. Ora andiamo vicino alle macchinette. Perché può essere che si sta levando... si è levata la trappola. Ho zero gen, neanche un gen, proprio nulla, vuoto. Madonna. Ma evidentemente io ho messo talmente tanta pressione che non sono riusciti proprio a muoversi. Easy. Non ho più trappole, ma vabbè, non importa. La posso ammazzare, tanto non hanno fatto i gen. Niente botola. Se non fanno almeno due generatori, non appare nemmeno, quindi posso anche ammazzarli. Zero! Come i concorrenti di Jerry Scotti. Zero! Buonasera! Buonasera! Ogni volta che entro nel bar, no? Verso un quarto alle 8, cioè verso l'ora di cena, mi devo vedere sempre cagata libera. Questo si è arreso. Madonna, certo che in TV si vedono sempre le stesse facce da anni, Cioè, ora non per... Però, cazzo, qualche faccia nuova ogni tanto non guasterebbe. Sono sempre quelli. Cioè, finché campano, stanno lì, Non è che mi lamento, solo che sarebbe bello anche vedere qualcosa di nuovo. Non che io guardi la TV perché non la guardo, però ti capita ogni tanto quando entri nei bar. Sì, gesticola e poi muore. Ne manco forte, Non ce la fa manco qua, mi sa. Forse sì. Sì, ce la fa. Bamboozle. No, non ce l'ho con Bamboozle con lei. Arriva il pallet. Bloodlust. Tanto sei solo tu qui. Easy. Ora si fa un mind game. Va. Madonna, per poco, Per poco. Qua non c'è. Ah, c'è. No, è troppo safe, troppo lungo. Vabbè, non è un problema. Tanto ti posso ammazzare tranquillamente anche così. Easy. E ora si trolla, visto che trolla. Vance. Vedi, vuoi trollare? Strolla anch'io, sono buono anch'io. 5 gen, bravissima. Sei talmente brava che hai fatto 0 gen. È colpa dei compagni? Perché io ero bravissima, come hai visto? Sì, infatti è colpa dei compagni perché sei stata veramente in gamba invece tu. Si è visto quanto sei stata in gamba. Potevi fare un gen da sola, tra parentesi. Cosa che non hai fatto, quindi forse tanto brava alla fine non eri. Allora, questa dov'è? Il problema è che forse è strisciata in giro, sono una sega io dove è andata. Tanto la botola non appare, quindi tanti auguri. A me non mi interessa. La facoltà di salvarti non ce l'hai. Ah, è là. E meno male. Questa mi voleva far perdere te. È sulle scale. Ma dov'è? Sotto. Madonna, che palle. Madonna, ma ti vai... Vabbè, a me sta zitto, vai, sta gente rompe il cazzo. Sta gente rompe il cazzo perché ti vuole far perdere tempo per farti un dispetto. Questo fa incazzare.
Crepa? Crepa! Appeso! Come un casco di banane! Allora, Renwix, buonasera Zeb, stai meglio di salute? Volevo farti una domanda. Ti ho fatto incazzare di più Cuphead o Aladdin? Aladdin, perché è buggato anche, c'ha dei salti incredibilmente brutti. Cuphead almeno è fatto bene, sai, fa incazzare, ma quando impari i pattern dei boss diventa a tratti report camper. Report loser. Oh, c'è sempre qualche un po' di sale a fine partita, eh. Madonna. 3 game, 3 GG. Sì, ma perché siamo a rank 9. Siamo rank 9, easy. Ecco! È arrivato il turno di stappi, stappi, stappi. Ecco! Facciamo la build di quando la stappi. Allora, quando la stappi, allora, sto perk di merda, leviamolo, che è osceno. Mettiamo Spirit Fury. Leviamo questo. Mettiamo Spirit Fury. Tanto il Noed non serve. Troppo scarsi. E facciamo la build da... E quando la stappi, 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 e ti si stunza, stunza, stunza. E quando la stappi, stappi, stappi. E quando la stappi, 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 stappi. Ah! Vai! No, insidioso no, dai, è inutile. Allora, Jack010, grazie dei 50 bits. Dopo il trasloco porterai GT online. Occasionalmente potrebbe anche essere, sì. Anche perché lì mettono aggiornamenti ogni tanto. E voglio fare i colpi, quelli dell'Apocalisse, i colpi dell'Apocalisse voglio portare in live di GTA Online. Vediamo se faccio partecipa scienziato o qualcuno, così si fa qualche live anche così, che lì è da sclero poi, eh. Ho visto che stanno i Pietro Smusi col Mitra, tipo. Voglio fare quello poi, anche se... Loki Lombard, grazie del tier 1 sub, e Mitch 9519, grazie del prime sub. Benvenuti ragazzi nell'esercito degli Easy Gamer. Poi Renwix, no, grazie ai 90 bits, siete in tanti, cerco di leggere tutti. Non vedo l'ora che esca Last Year, se è bello almeno la metà dei trailer e la gente ci gioca abbastanza, ora ci sarà da divertirsi, speriamo. A chi lo dice? Perché io spero di trovare una valida alternativa a Dead by Daylight, perché mi sto un po' rompendo il cazzo di questo gioco buggato e sbilanciato. Certo, fa ridere ancora e tutto, però sarebbe bello avere un altro gioco dello stesso genere, ma più divertente e vario e diverso, una ventata d'aria fresca, ecco. Poi Blue Nick, grazie dei 50 bits, eh? Madonna, i tuberi! Ma quello è del 2011, madonna, stavo a casa dei miei, avevo una cesta di patate, la prendo, faccio... Madonna, i tuberi! I tuberi! Citando Skyrim, il fatto che metti da parte le patate, gli ortaggi, così, no? Prendevo in giro, insomma, i fan di Skyrim. Grazie Ricky, buonasera, grazie dei 100 bits, buonasera Zeb. E poi c'è Ricky, di nuovo con 100 bits. Anche questa sera tifo per le scavettate fiere. Fino ad ora non sono arrivate, eh. Sono arrivate le offese, mi hanno augurato un cancro, ma... Non so, ma nulla di più, niente cavetti. Poi abbiamo Brunzetus, Amadeus97, Hacks High, Hacks High. Grazie per, a tutti voi tre per il secondo mese di fierezza nell'esercito degli Ace Gamer. Apprezzo tutto il supporto. E apprezzo anche tutte le persone che mi hanno chiesto come sto, perché mi fa piacere che c'è qualcuno là fuori che si preoccupa per la mia salute. Oltre alla gente che mi augura il male, che mi vuole vedere morto, c'è anche gente che spera al contrario. Quindi si bilancia un attimino la cosa. Grazie ragazzi. E Alessio Azzica invece, benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer. Grazie per il Prime Sub. Miracolo, ce l'ho fatta a leggere tutti, bene. E quando la... No, c'è il pallet. E quando la... E quando la stappi... Che stunza. No, volevo la lista down, ma tanto faccio lo stesso. Ah, oh, 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 oh. Mi ha stunzato una trippa larga. Devo anche portare Hello Neighbor Multiplayer, che prossimamente uscirà su Steam. Molti aspettano il ritorno di Piermentis Fracellozzi. Spirit Fury a metà. Volevo usare l'Insta Down, ma non ce l'ho fatta lì. Eccolo. Guarda. Vai, Spirit Fury. Questi regalano i pallet, sti survivor.
Gli regalano proprio. Lo sapevo io. Scontato. Va, 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 fiero. Va fiero, va fiero. Non lo sa che c'ho Spirit Fury. No, no. Non puoi entrare nel mondo dei pallet. Guarda, mi body blocca. Forse. Ma nemmeno. Stanno per finire quel gen, là davanti. Lo stanno per finire. Era a buon punto. Vado a scalciarlo se riesco. No. Non ce l'ho fatta. Eccolo là che scappa. Però intanto due uncini l'ho portati a casa, eh. Vai. Questo vuole entrare. Merda, c'è la guardia del corpo. Fa una brutta fine, questo. Ma si è levato di culo. Si è buttato. Dai, dai, dai. Bene, bene, bene. Wow! E quando la stappi? Facciamo su e giù per far capire che siamo contenti. Ah! Ciao, ciao! Cavaluza! Eh? Oh! Stappato! Tannening puro! Bello che ti vorrebbero reportare per queste cose. Io non ho fatto assolutamente nulla di male lì, eh. Ho giocato per vincere, semplicemente vietato. Devo chiedere permesso? Vai, condanna a morte firmata, sto arrivando. Ora devo usare l'insta down, però. E lì al gen, vai. E quando la... quando la stappi, ti si stunza. Stunzato, sdunzato. Quello sta pensando, ma che cazzo? Come ha fatto un colpo? Ah, la don di merda. Schifoso, vedi come rushano però. Lo devi fare per forza sto lavoro qua. Le uncinate miste sono la morte del killer. Non puoi. E quando la stappi, stappi, stappi. Può essere che arriva qualcuno, già di fresco. C'è qualcuno sopra qua a fare il gen. Andiamo a fargli visita. Qua. Non vedo movimento ancora. Si è tuffato. Andiamo a sdunzare questo. Tanto lo starà a curare, secondo me. Allora stappi, ti si sdunza! E sono due! Ho riso insieme al pagliaccio! Quanto è bello questa donna! OP rotto, proprio fiero! E quando la stappi? Ho sentito qualcosa. O sbaglio? Ma sbaglio? No? No, possibile. Ma vuoi vedere qua dentro? Niente. Sarebbe più. E quando la stappi? Stappi? Stappi e ti si sdunza, sdunza, sdunza. Di nuovo. Qua però la botola c'è, Si appendo lui. L'altro potrebbe pensare, ciao ragazzi, me ne vado. Oggi Zeb89 è un fire, Gianluca, insomma, siamo a rank basso per c'è un altro uncino, che bello. Che posizione comoda. E ora non mi rimane che andare sulla collina e aspettare che muoiano. Modalità papa, vai. A me non me ne frega di giocare pulito. Io gioco per vincere, non me ne frega nulla. Non me ne frega nulla, proprio zero. Va, va, va. Ma che corsa. Sì, sì. Ci va quell'altro. Ha convinto. Borrowed. Sì. E quando? La stappi? Easy.
Quello si deve curare ora. Il sacrificio. Il culo lo metto io. Ah, oh, ah. Il culo lo metto io. Il resto ci pensi tu. Il culo lo metto io. Però, notevole. Ma quello non era male, Cioè, sono sotto stress, ma comunque i gen continuano a farli, Ok. Lì c'è David, ma voglio prendere Ace. C'ho Spirit Fury, quindi se cerca di farmi uno scherzetto qua, ne gli va nel retto come lazaretto. Ma se io faccio così, no? Ora lui aspetta il pallet. Cavallina, non te l'aspettavi, Spirit Fury, Spirit Fury, ti arriva tra i denti un Spirit Fury. Basement time. Arinza runza, ancora nessun cavetto? No, nessun cavetto. Sdunzato. E quello è il motivo per cui si mette Spirit Fury. Ed è un buon motivo, perché sennò avrebbe buttato il pallet, sarebbe andato dentro la casa e avrei dovuto lupparlo per altri 1000 pallet, probabilmente. Perché qua è pieno ancora, qua dentro. Capito? Cioè, Spirit Fury è forte. Ah sì, tu dici? Quando stappi di sdunza, sarà l'una. L'ha voluta lui, L'ha voluto lui. Rip. Sdunza, 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 sdunza. Aoa, aoa, aoa. Cazzato nero. Però notevole. Notevole il fatto che comunque Jen. Ma sai perché? Li fa da ferito. Sto schifoso. Ma io lo appendo, frega un cazzo. Questo lo fa i gen da ferito. Faccio anch'io, infatti è una cosa che fanno solo quelli bravi, diciamo. Quasi sempre, però. Tu ci rimani, perché l'altro. Se prende la botola, amen, guarda. Mi stava sul cazzo quel Dwight. Volevo farlo fuori subito. Non volevo rischiare che magari, sai, con un colpo di culo poteva farcela, sta una sega. Ora questo chiaramente cerca la botola. Con calma. Molto con calma, Si è rannicchiato nell'angolo, no? Niente botola. E quando la stappi, 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 stappi. E vieni con me. Ne parleremo a tu per tu, davanti ad un uncino. Rip 4 su 4. Dance? Oh! Madonna, adesso mi augurano una malattia rara. Mamma mia. King Adrio 2005 al Manfu Zangiox. Grazie per i Prime Sub, ragazzi, e benvenuti a tutti nell'esercito del Games Gamer. Alle 3 Lupi 88 e Matthew 1925. Ringrazio invece per il secondo mese di fierezza nell'esercito del Games Gamer. GG, ragazzi, sbuzzati tutti. Grazie Simi 799 per i 100 bits e Ricky 897 GT sempre per 100 bits. Madonna! Madonna! Quando ti cade per terra 1500 euro di carne, come minimo ti scappa un Madonna! Con tanto di teglia buttata, gettata di forza per terra. È arrivato il turno dello spirito, che io uso male, ma voglio metterla alla prova. Mettiamola alla prova. Dai, facciamo così. Vediamo se esce nella Bloodweb anche. Questa ce l'ho soltanto a prestigio 1, Livello 18, quindi perk un po' di merda.
Potrei usare un divora speranza? Dite che faccio una cazzata, faccio la cazzata della vita? Fugo, dici che mi piacerebbe For Honor, non ne dubito, eh? Io non gioco bene a quella roba, sono scarso. Boh, potrei provarlo. L'ho visto da True Talent, non è che mi piaccia molto. Perché è un gioco molto tecnico, devi sapere come i nerd, tutte le mosse. Mi pare di capire, poi non lo so. Guarda, io sarei tentato di... No, Rancore però è bello, Endgame, è troppo bello Rancore. Vai lì, hai una free kill, non è malaccio. Ammesso che riescano a finire i gen. Totemesca è forte pure. Forza Brutale è carino, ma il 10%... Ma forse... Guarda, userei questa, questa build qua. Perché comunque... The game ce l'ho? Non c'ho the game però. Ma se no provo a fare così. No, sarebbe la zappa sui piedi. Rischiamo? Metto uno sbuccino, dai. Proviamo così, vediamo cosa succede. Quindi c'ho il mementino verde e il Devour Hope. Devour Hope funziona che ogni volta che salvano uno da l'uncino e sono a debita a distanza guadagno un token. E quando ho 3 token posso one shottare. E a 5 token posso fargli memento sbucci. Proviamo. Provo, dai, al massimo lo prendo senza vasellina. Che ti devo dire? È bello sperimentare cose diverse ogni tanto. 3 token comincia a essere interessante. No, non proprio, perché insomma, non proprio. Quali sono le differenze che stai vedendo tra un Survivor Rank 9 e Rank 1, 2 e 3? Allora, intanto sprecano i pallet, poi fanno dei loop molto peggiori anche. Cioè sono molto più scarsi ad essere chasati, Special Gabri. Cioè o ti camperano il pallet, stanno vicino al pallet, aspettano che arrivi, poi lo buttano giù senza loopare, o comunque ci cascano più facilmente ai mind game che fai. Sono generalmente più facili da pescare, diciamo. Quello. Grazie Bifcotto87 per l'euro. Buonasera e buona live. In onore alla live del sabato, finisco l'ultima bottiglia della mia birra. Sottolineiamo la mia birra, perché non è una Moretti questa. In settimana si comincia a fare la birra nuova. Madonna, questo si mette a parlare di birra e io devo stare qui a streamare sto gioco di merda. Ciao ragazzi, alla prossima dalla serie. Ora ho bisogno di una birra e non dovrei neanche assumerla, perché insomma, tra farmaci e altro. No vabbè, scherzo, però quando bevi una birra come si deve senti quella differenza, quella fragranza, no? Vediamo un po' se riusciamo a pescare. Io questo killer sono scarso, ve lo dico. Eccolo là. Questo è scarso. Altro che io. Questo è proprio... Però fin lì ci arriva anche uno scarso. L'ha buttato sulla fiducia sto bastardo. Ha visto il ruin. Non è il ruin, è il totem, dico. Potrebbe essere una cazzata. Oh. Bene! Malapena, potrebbe rompere il totem già. Speriamo non sia il divora. Speriamo non sia il divora speranza. Ma col divora devi fare incinate miste spesso, Ma l'ha vista? Non lo so mica se l'ha vista, Non da qua. Questo è scarsissimo. Ma non posso andarla perché dopo non mi dà il token. Che fa, scende? Era lì!
Era lì, un token, attenzione. Ora quello tornerà al totem per spaccarlo, però. Secondo me, vabbè, ma sono in bella vista, vaffanculo. Sti totem stanno in bella vista. Cioè, c'è anche il perk del pagliaccio, è andato ora. Non lo salvano? Non lo salvano. Qui finisce male, mi sa. Vabbè, ma tanto sai cos'è? Me lo scassano, inutile. Ok, questo è andato di là. O sbaglio? Eccolo là, bene bene. Questo è scarsissimo. Grazie per la donazione, Grazie Eric per i 5 euro gentilissimi. Vuoi levi una birra? Te la offro io. Ma io volevo la birra di Bifconto. Oh, grazie, Appena mi rimetto in sesto so già cosa fare. Ma questi lasciano. Altro che Devour Hope. No, Russia, non ci può fare nulla. Tre token, Mi sa che posso one shottare. Eh sì. Questo c'è il decisive, però. No, ma c'ho... No, non ce l'ha il decisive. Ah no, perché c'ho rancore. Ma sto facendo un sacco di uncinate miste qua. Ora il Dwight era morto, o sbaglio? Ah, qua c'è il coso. Devour Hope! Lance! Ora se salvano quello, prendo un altro token, no? Cazzato nero. Possibile che l'hanno visto il coso? Non l'hanno visto il totem là? Strano, Dico la speranza, non l'hanno visto lì. Molto strano. Però secondo me si stanno già avvicinando qua. Forse sarebbe meglio usare solo il one shot e cercare di ammazzare questi due effettivamente. Perché se no si perde, perché gen rushano. Capito come? Cioè il Mori sti cazzi. Ho anche il Mori a proposito. Fatto bene a ricordarlo, Ragazzi, avete lasciato a merda. L'han preso. L'han preso. No, cazzo. Perché c'è l'invulnerabilità ora. È tornato indietro. Voleva farmi la fregarella. Te sei morto. Dead hard? No. Ok, questo non lo ammazzo col Mori perché tanto era già morto. Posso ammazzare Dwight o qualcun altro al massimo. Guarda, si impegna. Si impegnano. Era il loro amico, mi sa. Mi sa che era il loro amico. Qua. Ah! Io sto potere ancora non so usare. Vabbè. Cucù. No, la metto qua. Intanto l'altra si è alzata. Ho visto. Vabbè, non è andata così male, anche se sto spirito lo uso male come PG perché non sono abituato al potere che ha e neanche mi piace. Non riesco a seguirli, ma sai cos'è? Può essere che sia...
un po' l'erba alta in questa mappa. Poi vedi, è lenta come la hag. Mi garba, non mi garba. È forte, ma non mi garba. Claudette, sei qua? Claudette, dai. Oh, che te devo dire? Mica mi possono piacere tutti i killer. A me non piace particolarmente la cacciatrice. E questa, è la nurse. Non mi piace manco usarla, la nurse. Anche se con la nurse riesco a fare dei risultati migliori in media, rispetto a questa. E quella vuole la botola, 100%. Figurati se si spreca. Invece no, si spreca per un Dwight. Interessante. È disposta a rischiare per un Dwight. Eccola là. Io voglio te con quella torcia schifosa. Vedi, non riesco proprio a... Ma riesco meglio a fare i mind game. Se avevo Spirit Fury qua. No, non ci sei riuscito. Ah! Io l'appendo. Voglio vedere se Dwight riesce a trovare la botola. Se prova a fare il save, mettiamola nel basement. Dovrei farcela. Forse. Hotline Miami. Molto retro, eh. Qualcuno ha chiesto Hotline Miami in chat. La musica mi fa impazzire di quel gioco. È ripetitiva. Mamma mia. Oh! Ha fatto un gen però. Dwight. Sei già andato a salvare Dwight. Dwight. Pensavo. Ma questo è di fuori, non c'ha manco i perk. Questo non c'ha manco. C'ha manco cura di sé. Easy. Cucù. 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 Lance? You no mess with Lo Wang. Hoia, Lance. Trapassini, trapassoni. E urla. Urla i cadaveri. Ma deve stare easy perché Dwight era scarso. Dai, Dwight era veramente da molla sul naso. Cioè non si poteva vedere uno così. E siamo già arrivati a rank 8. E niente cavetto, no, frega nulla. Ora che abbiamo terminato la killer rotation, potrei ricominciare dal trapper. Ma facciamo un po' di survivor, dai. Vediamo quanto sono scarsi i compagni e potenzialmente il killer. Vediamo. Ma siccome mi stream sniperano, devo vedere se è italiano il killer. Perché ora arriva lo stream sniper, attenzione. Ora questo non è, perché ha avuto poco preavviso, quindi non è, però. Comunque ha doggiato, quindi ora devo... Ah, era cheater. Allora fammi vedere il processo. Vai. Vediamo se c'è uno stream sniper ora. Bevi vino? Luca Universo, occasionalmente sì, ma preferisco il vino buono, non il tavernello, roba bevibile, insomma. Se c'è una schifezza preferisco evitare direttamente. No, perché c'è gente che si beve anche vini di merda, così, ma a me non... A parte che fanno male i vini di merda. Allora, fammi vedere chi è sto tizio. 59 ping, fammi controllare questo indirizzo IP, chi è? Che a me lo stream sniper non ce lo vuole. No, è tedesco, perfetto.
C'è gente che si è lamentata perché non gioco contro gli italiani in live. Ma sarà una scelta mia? Ma sei mi stream sniper, è ovvio che ti dico di no. Se poi ti trovo off stream, non ti doggio, me ne frega nulla. Grazie Bifcotto per l'ennesima donazione. Grazie, quando sarò più esperto te ne porto quante ne vuoi di bottiglie. Ho in mente infatti di migliorare la produzione con un metodo più complesso, ma che dovrebbe dare risultati migliori. Speriamo bene, perché comunque la birra quando è buona, poi ti fa un nome. Si fa la birra fiera, dopo la pizza fiera, la birra fiera. Silver Code 64 è EU Wolf. Grazie ragazzi per i 2 mesi di fierezza nell'esercito degli in gamer. Buonasera Zeb, buonasera EU Wolf, buonasera. E benvenuto Lori Capra, Angioletto e Michele Lezzoni nell'esercito degli Easy Gamer. Grazie per i Prime Sub e Michele per il Tier 1 Sub. Grazie per il supporto fiero. Michele Lezzoni, vabbè, il nome è messo così, cioè non può essere Michele Lezzoni veramente. Ti piace il Sassicala? Non so neanche cos'è. Qua da noi, guarda, una cosa simile non l'ho mai sentita. A me piace il panino con la porchetta, una buona birra, una pizza fatta come si deve magari. No, a me piace il panino con la porchetta, per dire, quella è buonissima, veramente buonissima. C'è il Ruin, quello se ne va perché non sa fare il Ruin. Ecco, trappola pestata. Primoncino, è un trapper, vai. È un trapper puzzolente. Beccato. Lo porta qua. Ma che cazzo, ci vanno tutti nelle trappole. Cioè, no, fammi capire, la gente va nelle trappole e lui va da me. No, dov'è il collegamento qua che non l'ho capito? Cioè, la gente va nelle trappole e lui cosa fa? Viene da me. Boh. Ah, ok. Ah, se proprio insomma. Se uno che si prende sul serio, ma qua convinto. Vado a mettere trappole su ogni cazzo, dico "Guarda, no, non le segue, vuole solo me, va". Mi fa bene. Ah no, pensavo io. Dicevo io, ma non è una cosa normale. Fammi chiudere questo. Che se no tanto ci va qualcuno, quindi. Io vivo non lontano da Ariccia, la patria nazionale della porchetta. Madonna. Già mi è venuta fame. Mezz'ora di macchina, bestia. No, fugo, ora vado lì proprio. Rubo i contenuti del tuo frigo, eh. Arrivi lì e non trovi nulla, eh. Madonna. Chiudiamo questo. No, ma se parliamo del mangiare non la finiamo più, veramente. Io guarda. Ci avrai Noed, sto stronzo. Zero gen, da notare. Da notare, zero generatori. Sì, ma quello là, l'uncino, cioè, non hanno fatto nulla. Mi sembra di vedere partite giocate da me come killer prima. Cioè, zero gen, tutti a morire così. No, questo lo finisco, non mi interessa. Tenta la fuga, Nabbo. Ti ospitiamo quando vuoi. Vabbè, ma cioè, non posso andare a casa della gente a caso. Purtroppo. Prima la gente bisogna conoscerla e poi si vede. No? O sbaglio? Apprezzo l'invito, cioè, però sai com'è. Però se c'è un evento, qualcosa in futuro, guarda. I figli seri, però, non il Games Week o Lucca Comics che vai lì a urlare, a berciare. Ah! No, un evento serio ci bisogna fare, se si fa. Questo però mette un sacco di trappole, Ha messo un sacco di trappole. Anche perché ha avuto tutto il tempo di sto mondo, visto che non fanno i gen.
Ah, a proposito, facciamo il ruin. Che sennò qua non ingrana niente. Dai, verrà qua? Secondo me viene qua, eh. Ora bisogna No? Hai trovato ruin, bravo ragazzo, bravo. Adesso posso fare il gen. Prima non potevo, adesso posso. Vai! Lasciamo questo. Facciamo questo. La porchetta Wix. No, quando c'è la fiera qua ad Arezzo, c'è sempre. Ci sono sempre diverse persone che vendono la porchetta, eh. Non è che ce n'è uno solo, ce ne sono 4 o 5. Arriva. Arriva, oh, che schiena fiera. Che fa? Prende la trappola. Guarda che ti salvano la vittima, eh. Sagra delle porchette. Stasera mi sognerò la porchetta. Oh, ma non fanno altro che pestare trappole questi. E da quando abbiamo iniziato che pestano trappola dopo trappola dopo trappola. Cia, 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 cia. È già un miracolo che nessuno è morto, guarda. Mamma mia. Cioè è un livello completamente diverso dal rank 1. Ma completamente. Che già rank 1 c'è la cazzata della partita, ma qua è tutta una cazzata. Cioè qua proprio pescato dallo stagno. Ora qui ci sarà una trappola, no? Ma ci vado io, ti immagini? Ma già vedi, sono più cauto. Ora è chiaro che se ti rinco... Ah, messa una lì, l'ho vista. Ho capito, ma metti le trappole ovunque. Pure qua? No. Ma... E consumano tutti i pallet. Sti scherzi della natura, madonna. Sta pure la mappa dei poveri. Questo è GG. Volevi! Volevi! Ma mi prende, perché questi... Due gen li fanno Natale prossimo, non questo, l'altro ancora. Capito? Qui non c'è il pallet. Qua. Trappola? No. Oh, mi lascia, eh. Quale onore. Vado a levare la trappola nel coso. Ah no, volemi ancora. Mi prende. Oddio. Ma che avete visto? Ma che è successo lì esattamente? Cioè ha finito il colpo e poi dopo sono morto. Niente. Scarsi proprio. Che bello fai Survivor a sti rank. Cioè non hanno fatto altro che andare nelle trappole. Dall'inizio alla fine. Poi io ho letto su YouTube, no? Hai presente quegli sgorbi ancora che bazzicano sul mio canale e pretendono che io faccia video per forza anche se guadagni un centesimo a video? Un centesimo, non è vero! Un cazzo rispetto a Twitch! E sempre quindi zitti. Cioè, dicono che io mi lamento dei compagni ma sono scarso io. Ma cazzo, ma è vero o no? È vero o bugia che non hanno fatto altro che andare sulle trappole? Quindi se io dico che sono scarsi, allora sono scarsi! E non mi devi dire, ma... Zeb è così arrogante che quando commette errori non lo ammette. No, allora erano bravi. Questi erano bravi, erano bravissimi, hanno giocato benissimo. Non hanno mai pestato una trappola, hanno fatto tutti i gen. Cioè, io che cazzo volete che vi dica? Che cazzo volete che vi dica? No, scusa, no, ragazzi, è vero, non è bugia. C'è la gente, c'è... Ora, è un 20% di stronzi, nel senso che è una minoranza, per carità. Però, c'è... Io quando commento ste fottute partite non dico altro che quello che succede. Se uno gioca bene dico ha giocato bene, punto. Ma se uno pesta 30 trappole in una partita, io lo dico. E se non ti va bene, stroncatelo in culo se non ti va bene.
il tuo ragionamento da imbecille con 20 ore di DVD che l'hai comprato solo perché hai visto un mio video e vieni anche a rompere i coglioni. Capito? Mi dà fastidio, ma oggi ragazzi, ora mi devo sfogare, cioè. Eravamo in un negozio di telefonia, no? Così per cambiare un'offerta là. Arriva uno, entra nel negozio col telefono spianato. Bravo! No, ha giocato bene! No, non è scarso, bravissimo! È bravo, sono scarso io, ho fatto schifo io. Gli altri erano forti però, mamma mia. Ho fatto veramente schifo. Gli altri invece erano bravissimi. Devo imparare molto da loro. Devo imparare a pestare più trappole, perché ne ho pestate tante sta partita. Ne ho pestate solo zero, capito? Schifosi, ma vaffanculo. Vedi, io guarda, mi sembra di giocare con della gente che non posso neanche dire come sono, perché sennò mi bannano. Allora, dicevo, ero in questo negozio, arriva uno, voi, ma non è un fan, c'è un bambino, avrà avuto 11 anni, no di più, forse 13, non lo so, comunque, mi mette il telefono in faccia, entra nel negozio, Zeb una foto, cioè, allora intanto che cazzo me la chiedi a fare se hai già il telefono in mano che me lo metti in faccia, secondo te voglio fare una foto, cioè sto facendo un cazzo di servizio per i cazzi mia, no, anche perché... Come minimo, un truzzettino che manco mi segue. Così per sentito dire, hai visto e volevi, allora la foto. Vaffanculo. Veramente, di cuore. Capito come? Cioè, io ste parti, mai visto che schifo? Cioè, hanno pestato più trappole che Madonna ragazzi. Boh, peli sul culo di un cinghiale inferocito. Se io fossi killer, li avrei ammazzati con una facilità altro che sto trapper qua. È facile quanto trovare la sabbia in un deserto. È una cosa... Io non ho mai visto così tanta gente pestare così tante trappole. No, dopo questo sai che vi dico? Faccio una partita da trapper, vaffanculo. Voglio vedere se le pestano o no. Ste brave persone, voglio vedere se le pestano o no. Ste trappole, madonna. Guarda, mi incazzo, perché vedo gente che... No, fammi controllare chi è sto demente, va che... No, mi becco uno stream sniper tutto contento. Fammi vedere chi è. Ma questo è polacco, vai. Vieni, cario io, madonna. Ora faccio rumore all'inizio. Ti arrivano più quei messaggi che ti facevano morire dal ridere, ma ogni tanto qualcosa. Ma più che altro, Luca, mi arrivano varie sfaccettature della stessa cosa. Quindi alla fin fine, solita merda, ma... Poi comunque, potrei fare la posta per Zeb in live ogni tanto. Ma mi devo organizzare, sai com'è? Ora sono veramente incasinato, sto manco bene di salute, madonna. In questi giorni. Se tu passassi da Bardano una foto te la chiedo anch'io, ma dipende dal contesto, guarda. Cioè se io capisco che uno è veramente un fan, lo chiede in modo educato e non col telefono in faccia così a pressione. Può essere pure che dico di sì, ma dipende da come uno si pone. C'è modo e modo, capito? Cioè, non è che sto chiedendo la luna. Porca puttana. Miller 3466, grazie per il secondo mese di fierezza nell'esercito degli Easy Gamer. A onna, il secondo mese da fiero. Sempre contento di supportarti. Mi fa molto piacere, perché se secondo te merito il supporto, per me è una conquista. E cercherò di fare molto meglio in futuro. Anzi... Levo il cercherò, farò meglio in futuro, lo sapete bene, è una promessa, lo apprezzo. Niente ruin, partita scialla allora, a meno che non siano completamente fuori di testa. Io ti dico solo che ho ripetuto 5 volte di non voler disturbare Frauls quando ci ho fatto una foto assieme. Vabbè, sì, se uno chiede, ma poi dipende da con te. Cioè, sì, allora, Bifcotto, ora mi devi sentire però. Se tu, oltretutto, ma non perché sei un sub, ma se uno oltretutto è un sub. Ma anche se non lo è, se io capisco che è un fan perché, che ne so, mi parla di diverse scene dai miei video e quindi dimostra il fatto che mi segue da anni. Oppure è un sub, quindi, cioè, è vero che ci tiene a quello che faccio, non è per finta, perché volevi e basta quelle cazzate lì, no? Che sono comunque cose che mi hanno reso grande, non è che li sto ignorando. Però voglio dire, seguire un personaggio non si limita solo a vedere e volevi e basta. E poche altre cose, vuol dire seguire i suoi contenuti, apprezzare
nella media quello che fa, i video, le live, eccetera. Se io vedo che uno mi ha seguito e tutto, ci faccio volentieri la foto. Non solo la faccio, ma la faccio anche volentieri. La faccio anche volentieri. È che quando vedo che uno chiaramente mi conosce per sentito dire, vuole la foto come trofeo, così tanto per, e non ne frega un cazzo, allora lì... ma Zeb, come fai a capirlo? Fidati, si capisce da vari fattori. C'è quella cosa che si chiama... Fammi... aspetta che arriva, Si chiama psicologia, lo vedi da... cioè non... perché già a distanza li vedi che fanno e volevi. Quindi uno così sicuramente non ti segue per altre cose, a me non credo. Cioè non mi sembra una cosa... Come ha fatto? Come cazzo ha fatto? No, ora me lo spieghi come fa. Cioè come ha fatto a capire che ero lì? Non ero ferito, non stavo correndo. Boh. Sono l'unico che non sa usare sta killer allora. C'è poco da fare. Ma guai il lag! Ma che lag è? Sono tornato indietro! No, vabbè! Vabbè, sono tornato indietro! Come si fa a giocare un gioco così senza dedicati? Come fai? Guarda che... Hai visto che lag? Ma? Cioè, hai visto come è partito lì con lo scatto? Assurdo. Cioè, il dedard mi ha fatto... cioè, ho usato un dedard al contrario. Ho dedardato all'incontrario. Il dedard di Michael Jackson c'avevo, madonna. Sto laggone di merda. Cioè, il dedard... no, ma guarda che puzza di shit. Che c'è... m'ha visto senza le tracce... e senza essere ferito. Ora tu mi devi spiegare come cazzo ha fatto. Se tu sei in grado di spiegarmi come ha fatto, lo accetto, Cioè non è che sto dicendo che... però me lo devi spiegare, come ha fatto, senza le tracce, senza nulla. Me lo devi spiegare come cazzo ha fatto. No, mo, guarda che grave è sta cosa. Sono eccita, non è possibile. Tu mi vedi così. Without Hands, grazie dell'euro. E Renwix, grazie dei 100 bits. Prima ho scritto un messaggio importante a proposito di Piermenti. Ma viene seppellito dal resto, Ora a pescarlo. Xertus47, grazie del Prime Sub. Benvenuto tra noi nell'esercito degli Ace Gamer. Grazie del supporto. Andiamo a liberare questo. Almeno faccio due punti. Tanto se questo città... cioè io non capisco prima come ha fatto, Ha sempre a collisione anche durante il phase walk. Quindi se sei al pallet praticamente body block. Sì, ma non era al pallet, Ero in campo aperto e sapevo che ero lì preciso in quel punto. Hai capito cosa voglio dire? È molto strano. Cioè l'hanno visto tutti, Siamo in live, L'hanno visto tutti. Capito? Il dedard al contrario, Luca, hai visto? Ho fatto il dedard, tornate indietro. Sto coso. Non voglio usare certi termini, sto coso. Tornate indietro. Cioè, ora, sti benedetti signori che nelle repliche su YouTube mi vengono a fare la predica, no? Che io rosico, ma dove? Ma è bugia che sono tornato indietro lì, è bugia. L'hanno visto 1000 persone. Quanto siamo stasera? Siamo in 1000 stasera, in 800. Ma cazzo siamo? Voi voglio vedere in quanti siamo, madonna. Mi fa tabbare. È 1200 persone, hanno visto sta puttanata. Quindi non mi venite a dire no, però lui che ha fatto? La Magumba ha fatto. Torrent aperto, ma per forza, è un gioco di merda. Io per quello spero in Last Year. Ma secondo voi, cioè la gente magari pensa, no? Ma Zeb è un fan di DBD, ci gioca sempre. No, io spero con tutto me stesso che Last Year faccio un culo così a sto gioco. Che li faccio? Deve fargli un culo così. Questo gioco deve finire. Deve finire male. Deve arrivare la concorrenza, quella proprio spietata. Deve arrivare, madonna. Perché se lo meritano. Perché lavorano a cazzo. Fanno le skin di Halloween tutte dettagliate così per gli shopponi. E non fanno i dedicati. Ma roba da... cioè ti verrebbe da... certe cose non le posso dire. Ogni volta che mi viene una frase la devo censurare, mi devo autocensurare. Capito come?
Mi verrebbe da, puntini puntini, scrivi tu la cosa proprio. Mi verrebbe da, guarda. Veramente, cioè, tu lavori mesi su delle skin per Halloween, belle, 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 sì, ok, e non mi metti dedicati, ma allora sei qualcosa, sei un puntino puntino allora, veramente, sei uno spazio aperto, cioè, Cristo il Dio, capito cosa, cioè, per quello spero vivamente che la stiera arrivi e faccia un culo a Paiolo a sto gioco. Ma ben venga, se non c'è riuscito solo at stake, perché magari è un po' lentino, ci deve riuscire quello. E fallo sto cazzo di gen, madonna. Che bel culo. No! Madonna. Ora vuole me, ora faccio il dead art di Michael Jackson. Ora se mi trova a caso, guarda. Ah, è andato da quell'altro, buono. E niente, dai, un gen ce l'ha fatta a farlo, sto chiedendo, ecco. Ti morisse la pianta. Madonna, c'è il pallet qua? Ovviamente non c'è. Ovviamente viene a uncinarlo qua. Tra una palla e l'altra lo viene a uncinare. Sa che sono qui? No, non sa che sono qui. Fate il gem però, perché sennò va. Ecco, exposed. E tanto c'ho il doppio exposed tipo ora. Mi lisci le... No, anzi, tanto non serve un cazzo. Anzi, non mi lisci alla mele, che dopo posso usare dead hard. Non mi conviene farmi cura ora, perché se arriva posso usare il dead hard. Se son sano, no. Però questo, siccome è furbo, non ha calcolato la cosa, mi vuole curare, vedi. Io voglio i punti. Vaffanculo, vaffanculo. Qua mi segue per i punti. Pensa a fai gen. Gli manca il fosforo, vedi. Dove cazzo è sto gen? Madonna, stanno di qua. Ma guarda te. Manca ancora un po', eh. Rimane quello sopra. Ti muovi. Sto fiasco di piscio. Ora se vuoi. No, nemmeno c'è l'adrenalina. Adrenalina a rinzarunza. Arula. Non rimango qui, ma. Ora dovrebbe vedere i graffi. Si dovrebbe vedere i graffi, c'è l'uscita. Rancore ce l'ha. C'ha rancore, madonna cara, c'ha rancore. C'ha rancore del Cristo. Ma rischiamo, affanculo. Io devo andare via, instant. Se mi prende col rancore, guarda. C'è la mamma brutta, veramente. Dai, mi sa che ce la faccio. Sta zappando quell'altro. Ora te lo butto io in quel posto, madonna! Ok, rancore, insegna il culo a cacare. Dalle mie parti si dice, insegna il culo a cacare. Vai! Madonna, strofinato per bene nel muso. Però rimane il dubbio. Prima come cazzo. Cioè, no, io non me ne frega nulla che ho vinto. Io sono incazzato nero uguale. Perché prima, quando mi ha atterrato la prima volta, come ha fatto a sapere che ero lì? Non stavo correndo, stavo andando lento. Forse l'erba. No, ma se ha visto l'erba, che è un pro gamer, il rango 11, vaffanculo, certo. Un main spirito. Ma levati di culo, vai. Dovevo fare. Facciamo il trapper, va. Una cosa assurda, io non ho capito, eh. Il rumore del gesto dell'ombrello, sì. Come minimo, madonna cara. Allora, Bags32 e Zugurak, benvenuti, ragazzi, nell'esercito degli Ace Gamer. Grazie per i Prime Sub. Grazie a tutti per il supporto. Veramente, va. No, dopo si spacca tutto, guarda, a novembre, guarda, uscirà la rivista The Face of Twitch Italia e ci sarà la mia faccia fiera, perché tornerò, insomma, dal vivo con la cam e tutto, tanti giochi, e si sbombola tutto qua, si sbombola tutto, manca ancora pochino, io non sto più nella pelle, veramente, non sto più nella pelle. Grazie Ricky897GT per questi altri 100 bits.
che ti porta attualmente a 12.065. Madonna, io lo vedo lì fiero, vuole creare quel distacco tattico, no? Fiero. No, sto scherzando, comunque apprezzo tutto quello che fai, perché insomma è un enorme supporto, no? L'entità, non me lo rubi il perk, perché al prossimo turno te lo figlio io. Colrofobia. Questo non è male, io non lo uso, ma non è male perché dimezza la velocità di cura dei sopravvissuti nel tuo raggio di terrore. No, del 50% diminuisce. Dimezzare no. Oh sì. No, no, un po' sì, sì. Del 50%, sì, metà. Sì, metà. No, io a matematica avevo 2, non per dire, ma... No, è della metà, dai. Allora, mettiamo questa. Lista down. Se no, forse setting tools. No, dai, lasciamo lista down. Mettiamo questa mappa infame dalle erciomani. Si mettono le trappole in giro. Vai, dopo questa usa la buzza di nuovo, che c'ho l'insta down, voglio divertire un po'. Faccio la stappi. Frizzino l'ho fatto prima Xertus, ma se vuoi lo rifaccio, tanto c'è sempre tempo per sdunzare. Hex devour soap. Hex divora sapone. No, ma ragazzi, vi spiego, io a scuola non è che ero stupido, anzi tutti gli insegnanti, i professori, anche i superiori, si lamentavano con i miei genitori perché dicevano: tu hai un figlio intelligente, ma non si applica, perché non si applica? È così intelligente, intelligente, solo complimenti, ma non si applica. Non si applica perché forse ha altri interessi? Io avevo altri interessi, mi ero interessato al modding di GTA, al mondo dello sviluppo dei giochi, il 3D, le animazioni, la grafica 2D, il videomaking, il video editing, tutti questi argomenti qua. E quindi non c'era posto per latino, greco, matematica, storia, geografia. Ho sbagliato su alcune cose, perché comunque... Ora, magari le basi le so, chiaramente, non è che sono un fruttivendolo, senza offesa per i frutti, cioè... Non è, però non sono neanche un professore, Ho fatto le mie scelte... In una vita dove, insomma, non è sempre facile tirare a campare, bisogna un po' rimboccarsi le maniche e compiere le scelte azzeccate, perché se sbagli poi ti trovi in mezzo a una strada, attenzione, di questi giorni la vita può essere anche brutta. E vi posso dire che ad oggi, che io sappia, tutti i miei compagni di classe sono messi peggio di me, lavorativamente parlando, da quel che so io almeno, quindi comunque si vede che alla fin fine... Non ho sbagliato poi così tanto, no? Dopo i 18-20 anni si capisce bene cosa fare. Si spera, non vale per tutti purtroppo, ma dovrebbe in linea di massima essere così. Se chiedi di video editing ad un professore di greco, farà la stessa scena muta che faresti tu. Ma sì, ma infatti, ognuno ha i suoi interessi. Infatti, perché se non fosse così, ci sarebbe un professore che insegna tutto, invece non è così. Perché non puoi essere specializzato in tutto. Però loro pretendono che tu studi tutte le materie. Ti devono piacere tutte le materie per forza. Se hai una sola insufficienza, ti deve piacere tutto. Non è possibile, ragazzi. La vita è troppo breve. La vita è troppo breve per studiare ogni sorta di cosa. Cioè, un conto sono le nozioni di base. Ok, lì siamo d'accordo tutti. Però siamo d'accordo tutti. Però se devi approfondire ogni cazzo di ragionamento, cioè, magari avrò un'opinione un po' poco condivisa, ma io me ne frego, secondo me è troppo. Cioè, sono anni di vita che tu investi a studiare un cazzo di libro e dopo 3 anni già non mi sai dire più niente, non mi sai ripetere un fico secco di quello che hai studiato, perché appunto non ti interessa, perché se ti interessava forse qualcosa ti ricordava invece. È così, è come se mi chiedi del francese. Io il francese l'ho studiato 3 anni alle medie, ma so poche cose, magari perché lo collego un po' all'italiano, lo capisco il francese parlato più o meno, però fino a un certo punto. È un esempio un po' così banale, ma le cose che non ti interessano difficilmente te le ricordi negli anni, perché non le usi, capito? Sti cazzi. Non è che... Allora, mettiamo una trappola qua all'infame proprio. Un'altra qua sopra, proprio fiera. Almeno così è sicuro che qualcosa si sdunza. Mm.
Non si sa mai. È meglio non essere sempre prevedibile con le cose. Qua c'è qualcuno. Ah! L'hanno chiusa. Vabbè, si è avvicinato ad un'angolazione sicura. Ha avuto culo. Ora chiude anche l'altra. Ah no, quelle... sì. Fammi andare qua. Le chiudono tutte, eh? Tutte. Tutte proprio. Easy. Le hanno chiuse tutte, assurdo. Erano davvero così prevedibili, non penso. Chissà, chissà. Oh, ma tutte, eh? Non mi fa pensare male ora. Cioè, hanno chiuso tutte le trappole esistenti. Vai, mettiamola qua. Forse qua? Voglio vedere se le trovano di nuovo, perché un conto è trovarne 2, 3, 4. Se ne trovi 10, cazzo, allora forse... qualcosa puzza? Forse? Se ne trovi 20 di fila di trappole, vediamo. Anche se non dovrebbe passare di là, in realtà. Prevedibile. Oh, le trova tutte. Quella no però. Quella no. Quella no. E il basement non c'è qua. Ma mai, oh. Una volta ci fosse basement a queste parti. Mannaggia. Gioco io, vanno tutti nelle trappole. Gioco io, ci vanno tutti. Chiaro, no? Cioè, se mi permetto io di giocare a sto gioco. Nelle trappole, madonna, ci vanno tutti. Ma è una qua sicuramente. Ok, tu sei morto. Un po' di blocca, eh. Ma pure bene, eh. A me sorprende che abbia un po' di bloccato così bene. Per così tanto tempo. L'importante è che l'abbiamo ripreso. Vaffanculo. Buonasera Max, eh. Spera che non ci sia qualcuno col sabotatore. O lo hanno levato? No, no, ma tanto non lo fanno quelli normali. Non conviene più sabotare. Ma quantomeno si aiutano a capire dove stanno le trappole. Come minimo, eh. Ma secondo me, sinceramente, c'è dell'altro qua, perché... troppo strano. Ah, ok. Ed è morto, almeno che c'è un Borrowed. Easy. Cavetto. Easy. Devo farlo. Dovevo farlo. Prendiamo due trappole. Tanto ormai le chiudono tutte. Devo usarle per difendere i lucini. Non so come fanno, ma chiudono tutte le trappole queste. Huh? Come mai? C'è un bambuso, eh? Questo è diversamente bravo, eh? Qui c'è un pallet. Vabbè, non si è posto neanche il problema. Meno male che hanno fatto qualche cazzata. Però è male curioso il fatto che hanno chiuso un casino di trappole. Strano.
Ce la faccio andare in basement? Non credo. Madonna, che palle. Volevo difendere il gen. Maledizione. Sì, sì. Contaci. Spreco di pallet. Cos'è, un dispetto? Ha fatto il dispetto, ci distunna giusto per sprecare un pallet. Ah, ok. Molto stealthy, eh. Molto stealthy, ci va. No. Passata dall'altro cazzo di lato. Ah, la vogliono salvare a forza. Interessante, proprio di forza, di prepotenza. Guarda, in tutti i modi. Eccola lì. Un altro pallet spaccato. Finché rompo pallet va a mio vantaggio, eh. Non, vedi, io si lascio andare. Bene. Bene. Ha capito chi comanda. In una mappa come Macmillan ho tutte quelle che la nebbia copre per terra. Easy per il trapper, ma quella o il gioco è difficile non vederle. Però in cima alle scale, boh, pensavo. Invece no, nemmeno lì. Forse hai ragione. È già rank 8, però vedi, trovi gente ex rank 1 che non è proprio scarsa, capite? Sa che siamo già entrati nel reame degli ex rank 1, perché quelli scarsi veramente, sempre che rimangono intorno al 10, capito? Non è che non salgono più di tanto. Se non è scarso, rimane più o meno al 10, poco più, non sale più di tanto. Non è safe quella. E chiude, però vedi, almeno... Se la gente chiude le trappole, so dove sono. Quindi so che più o meno è di là. Oh! Finalmente una trappola. È per terra! Meno male che ho messo la don viola dell'Instadown, meno male. Il culo lo mette io. Pensavo di poterci passare accanto. Sto spazietto non basta. Cioè se ci passo di lato sì. Se ci passo di lato. Vedi? Dai. Pensavo. Oddio, che ha vinto challenge. Che ha vinto challenge. Che ha vinto challenge. Zerin zerin. Zero zerin, chiavetto challenge. Strappo il chiavetto. Ma potrebbe trovare la botola. La botolaccia. Madonna se la trova. Dov'è la botolaccia? Cavet challenge. Io non accetto il risultato. Cavet challenge. Cavet challenge. Hai giocato in un modo che non mi piace. Io levo il cavetto. Non c'è? Dov'è? Oh madonna, la sfiga con me, eh. Cioè non si trova. Oh. Ancora? Non si trova sta botola, eh. Oh, la trova lei? Io non la trovo. Meno male. Questo è un 4 su 4.
Però certo, era meglio incinarla, ma questa striscia via. Sì, ma volevo farla annusare la botola. Almeno annusare. Almeno annusare, sì. Poi dopo la uncinavo. Dai, dai, dov'è? Dai. Ma sta mappa è grande, quello è il problema. Peccato. Volevo farla odorare la botola. Solamente odorare. Niente. No, no. Ma era qua, ma... E non è più qua, vedi, striscia via. A rischio che la trova. Se faccio così rischio solo che la trova. Affanculo. Secondo me è ferma in un angolo. Sopra le scale. Si sentirebbe il verso, eh. Si sentirebbero i versi. Tanto amore. E vieni con me. Vieni con me. Ma fa subito il wiggle. Non la appendo, dai. Non potevo perché si sarebbe salvata. Senti almeno il suono della botola. Senti, eh? Ah! Oh! Cavetto challenge. Aggiorniamo il contatore dei cavetti e mettiamo un cavetto. Madonna. Ma Dear Stalker è un perk inutile. Cioè lo usi solo quando hai già vinto, fammi capire. No, no, assolutamente. Un tempo era meta, devo dire. Un tempo Dear Stalker era una meta. Tempo fa, ora non più. Campanaro. Facciamo un po' di ding dong. Che ne pensi di True Talent come killer? Duca Conte non è male, bravo, soprattutto del suo inglese del nord di cui non si capisce nulla. Di cui tu non capisci nulla. Io lo capisco perfettamente quando parla. E quando dico perfettamente non dico, diciamo, no, ogni cosa che dice lo capisco perché io, a differenza della maggior parte di italiani, non è che capisco e parlo l'inglese, ma l'inglese è la mia lingua primaria insieme all'italiano. Cioè io sono bilingue, non è che, capito, quindi ovviamente lo capisco. Dovrei, perché sennò sarebbe grave, eh. Io non sono quella persona che dice: no, scusa, che ha detto, scandisci bene le parole, che non ho capito bene. No, io capisco perfino tutti i discorsi di GTA San Andreas senza i sottotitoli. Li capisco tutti. Anche lo slang dei ghetti. Ti posso dire quello che hanno detto, il senso del discorso. Cioè so perfettamente quello che dicono. Questa è una fortuna. È una fortuna. Allora LP Soldier 91, grazie dell'euro. Ti saluto Zeb, che domattina mi devo alzare presto, che lavoro. Buon proseguimento e sempre fiero. Grazie. Sai com'è? C'è chi lavora domani mattina. Sa che devo andare di... Una cassetta sola ancora, ma due. Giamaicano questo. Ma ci credo poco. Come hai fatto a imparare perfettamente l'inglese? Perché mia madre è inglese. Mi ha sempre parlato in inglese lei. È normale, no? Grazie Renux dei 100 bits. Io mi accontento del secondo posto. Comunque hai letto il mio messaggio sul nome di Piermenti? Se non l'hai letto, sappi che il suo nome è Razboski. Lo si trova nel sogno della scuola su una lavagna nell'Alfa 4. Oddio, si chiama Razbowski. No, ma che Razbowski? Si chiama sempre solo Piermenti. Sfarascellozzi. Basta, non c'è niente da fare. Elisatili, oddio, grazie dei 1000 bits. Elisatili.
Mille bis da parte tua, tra poche ore è il mio compleanno. Ma il regalo lo faccio io a te, madonna. Cosa ho fatto di così bello per meritarmi mille bits così? Tanti auguri di compleanno di sabato, quindi insomma è già un evento di per sé il sabato per i giovani. Tanti auguri e grazie per il pensiero, mi fa piacere. Ora recupero il resto dopo sta partita. Dai, vediamo di fare un po' di dong ding dong nel culo te lo pong. Siete pronti per il ruin? 10 9 corvo 8 7 6 Abulu. Bravo. Mindfuck it. Pensavi, la finta del secolo. Il ruin è ancora vivo, che strano. Non sei l'unica. Ma Zeb non ha settato l'alert per quelle donazioni. Ma come, quali? No, per il testo bisogna donare almeno 5 euro perché ci sono i troll che, se no, che donano 5 euro e offendono. Dicono pezzo di merda moriti e finiste l'ulcera. Capito? Queste cose così, no? Simpatiche. Più che altro è anti-abuso, non è che pretendo 5 euro, però un minimo di salvaguardia, sennò la gente può spammare razzismo, cose così vietate, può rompere i coglioni. Così, ste puttanate. Sì, posso sempre bloccare la donazione, ma lo fa lui, lo fa l'amico, l'amico dell'amico. Capito come? Rompe il cazzo poi. Hanno spaccato il totem, eh? Non lo salvano perché sennò. Va bene. A me va bene così, eh. Borrowed. Il borrow time? Il borrow time? È andato in ruin. Stavolta quello vero. Il borrow time, io spacco pallet con il borrow time. Ma L ha già due gen. Già due gen. Vieni qua. Ah no, uno. Sono confuso, meno male. Sembrava strano. Vabbè dai, ci sta, Duncini. L'hanno alzata. Sprint burst. Buttalo giù. Vai Spirit Fury. Vai Spirit Fury. Andiamo a ammazzare questa, va. Bene, la sta curando. Ora sei morta. Body block. Voglio vedere che scorta c'è di body block qua. C'è anche Spirit Fury. Voglio vedere che fai ora. Voglio vedere che fai. Dov'è il tuo dio adesso? Dov'è? Ah, cavaluda. Vai. Proprio tunneling spietato. Ti hanno spaccato il totem quello fierissimo, ho visto. Comunque è durato un minimo, È durato un minimo, quindi sono già morto, un genno morto. Ora però comincia il rush, euro peso. E qua dietro. Ok, ha finito i gettoni. Ora c'è Spirit Fury e lo ferisco. Ancora no. Come fa a voltare così tante volte? Anticipa. Quello andava rotto comunque, il pallet. Il pallet più forte di ogni mappa che ha il coso, il basement. Fregata. Rompiamo un po' di pallet, dai, che ne dici? Un po' di pallet camping. Madonna, li rompe così, come l'acqua.
C'ho Spirit Fury, eh. Sorpresa! 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 Allora, dimmi che c'è il basement, ti prego. Mi sa che non c'è, però. C'è! Bene! 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 Decisive? Un altro 100. Prevedibile. No, pensavo infatti da 2 gen. Adesso ho sfruttato molto sta zona. Come hai risolto il problema del calo di frame? Facile, semplice. Ho abbassato la qualità dello stream a 720, anche perché su Twitch, essendo non compresso, si vede anche meglio rispetto a YouTube, al 720 di YouTube. E forse anche meglio rispetto al 1080 di YouTube, ma forse sto esagerando. Neanche, perché dovete sapere che Twitch, a differenza di YouTube, non comprime gli stream. YouTube invece comprime gli stream. Comprimendo lo stream si vede peggio. Quindi un 720 di YouTube fa schifo rispetto a un 720 di Twitch. Eccola là. Mabo di blocca. Ah, guarda del corpo. No, lì è tappato, eh. Ah, tappato! Ah, ti colpisco pure, così perdi tempo a curarti. Anzi, prendiamo il... Voglio fargli sprecare il decisive. Ah, c'aveva atterraggio sbilanciato. Ma me lo sfrutta. Spirit Fury. L'hanno alzata. Molti pallet sono rotti, non tutti, ma... Vedi, vedi? Detto io. Fregata! Mind game. Là. Lascia il decisive. Non perde tempo qua. Ma ti ripiglio, eh. Che fai, salti di nuovo. Sacco di patate. Che fai, body blocchi. Contaci. Fai solo un favore così, eh. Mi fai solo un favore così. E qui c'è un... No, non c'è il pallet là. Oh, vieni con me. Mi trolla pure, incazzato. Questa è scritta, eh. Questa riuscita, capito, challenge, in 0-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 
È morta? No, non è manco morta, rosica proprio. Proprio non gli va bene, non gli va bene, non accetta il risultato. Non accetta il risultato. Arrivo. Ah! Cazzato nero. Spacchiamo sto pallet, eh? In realtà dovevo ammazzare prima questo, c'è la cassetta. Zarin, 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 zarin. Questa è incazzata, non riscritta, però si è arresa. Lì c'è l'ossessione là sopra che si diverte. Arrivo, arrivo. Ti preoccupare. C'è atterraggio bilanciato. Sì, ma sono stupidi, stanno insieme. Se state insieme posso fare a Rinza e poi a Runza, ci hai pensato? The Dard.
Ma scusa, c'è anche la botola qua dentro. Qua è un po' un casino, Però dovrebbe essere qui quella. Eccola là, vai. Ti ho preso lo stesso, bene. Secondo me lo sa dov'è la botola. Però non può farci nulla perché ci sta ancora David vivo. Comincia a luppare. Ah, ma non conta i loop quando sei invisibile, quello è il problema. Non conta i loop che fa quando sei invisibile. Sì, sì. Sono mica rank 20, Non sono mica come i killer che affronta uccido sulla PS4, Cavetto? Aspetta, ma c'è David vicino alla No! Gli ha lasciato la allora sei una merda. Madonna, che culo. Gli ha lasciato la botola apposta, il merdaiolo. I don't know her, sì, I don't know her, vai a cagare. Cioè, sì, io gioco a un gioco multiplayer, sì, ma ammettilo, non dire no, non lo conosco. Cavet Challenge. Io mi scollego per l'amico Cavetto Challenge. Che pena. Mi fanno pena perché proprio io una cosa del genere non l'avevo mai fatta, perché io gioco in premade, allora per salvare uno che con me in squadra mi scollego. Cioè, è proprio da imbecilli. Non avrei mai fatto a prescindere, anche se fosse Survivor Friends, che c'entra? Cioè, uno fa una cosa bannabile per fare entrare uno nella botola, perché sennò poverino viene appeso, poverino sto stronzo. Forza Napoli, grazie dell'euro. Puoi fare gli auguri a Riccardo, un grandissimo scioppone su Fortnite. Tutti sciopponi su Fortnite, è brutto Fortnite. Leo Mats mi scrive: come sta la sua buzza oggi? Spero meglio di ieri, un po' meglio. Mi sa che metto... qui conviene Noed, però. Converrebbe Noed, Perché questi... provo, questa sarà difficile, ve lo dico perché... questa la vedo dura. Senza... Vuoi mettere il Noed, mi sa. Qui va messo il Sied. Sì. C'hanno due case, ormai è troppo tardi. Può essere la perdo, perché qui rushano, Devo ammazzare quelli con la cosa, con la cassetta. Sì, è bannabile. Se lo fai tante volte è bannabile. Leo Mazze, Gigi Geo, Ricky Lacio e Cassot 98. Ti arriva un Cassot nel Musot. Grazie per il secondo mese di fierezza nell'esercito degli Easy Gamer. Grazie, ragazzi. Brunello 93, grazie per i due mesi. E sono due, grazie per il tempo che ci dedichi con le live, con la live serale, grande Zev. Non c'è problema. È un piacere per me e lo sarà ancora di più in futuro, spero. Wow, Lasur, bentornato. Ah, grazie dell'euro, grazie della donazione. Mr. Periz e quel pazzo di Bix, grazie ad entrambi per i 100 bits ciascuno, apprezzo i cheer. Emanuele Ross 00, grazie del Prime e benvenuto anche a te nell'esercito degli Ace Gamer. Prezzi Prime, cheer, fieri. Ecco, ho beccato bene, il gen. Il gen l'ho beccato, ora bisogna vedere dove è andato. Potrebbe avere Urban Evasion. C'ha Urban, c'ha nettezza urbana, c'ha questa. Purtroppo, sai com'è?
Devo andare via, anche se so che è lì. Perché se rimango lì perdo troppo tempo. Potrebbe essere persa questa solo per quella cazzata, forse no. Meno male che c'è questa che fa le stronzate. Due anzi. Quasi, rischiato. Stavo ancora mettendo via la motosega. Tappiamo questo. Meno male che c'ho Bambuso. A parte che è andato di qua. Morta questa. Bene. Ora quella starà lì a fare il gen. Devo tornare lì. Devo tornare dietro che può essere che lo sta per finire proprio, Sarà dura sta partita. Due cassette. C'è il ruin ma non vuol dire nulla. No, non l'ha continuato il gen. Interessante. È andato qua. Qui c'era qualcuno. Ah! Madonna. Ho colpito qualcuno ma non la persona giusta. Presa. Ti è piaciuta? Presa. Non male, non male. Ho fatto dei bei numeri lì. Bei numeri. Non ha a che fare con cretino, te lo dico io. L'appendo, va. Sempre un uncino. Ma ci sta andando quello. Vabbè, vado qua. Vai. Buono. Buono, buono. Questa potrebbe avere un insta heal. No, andiamo qua, andiamo qua. Andiamo al secondo uncino. Devo far così, sennò. Sennò si perde. C'hanno dei mezzi forti a disposizione, le cassette. Vai. Non so perché ha fatto sta cazzata, Non lo so. Non so perché ha fatto quella cazzata lì. Strano. Qui c'è il basement che mette pressione. Non sta andando troppo male. Ecco che Winter Challenge. Che Winter Challenge. Ho visto che arrivava il Mans. Che Winter Challenge. Che Winter Challenge. Io butto la partita. Che Winter Challenge. Chi se ne frega della squadra che ha vinto challenge. Proprio smusato, Ah, c'è rimasto? È rimasto qua. Può essere che sia giù nel basement, ma non ho voglia di perdere tempo. Cinque gen, quattro persone. Già cominciano a fare i topi, No, zero gen come sempre? No, come sempre un par di palle, Vedi, vedi. Infatti stavo per andare là. Oh! Sprint burst. Tappiamo la finestra. Ora va la finestra. Questo dello spacca per forza. Questo è un loop lungo. Quasi, madonna, quasi. Vedi però il mandriano quanto è forte. Ah! E la luna sorpresa! Oh! Sorpresa! Ormai la botola c'è.
Ormai la botola c'è. Rinzeri. Non credo sia rimasto qua, però. No, proprio non ci va. Proviamo qua. No. Nessun pretendente. Eccolo. Madonna. Borrowed time. Oh, Borrowed time c'è ancora, lo usano in tanti. Lo usano ancora in tanti. Tanto vai giù. Tanto vai giù. Serve solo alla fine Borrowed time, non serve ora. Ma al massimo perdi tempo. Oh. Easy. Però i geni stanno facendo. Poteva andare peggio, quel rage quit mi ha aiutato un sacco, E nonostante il rage quit, comunque due gen, non sono troppi, sapevo. Sto benzinaio fetido. Ora te la tappo. Ora te la tappo. Ah! Addio. Addio a tutti. Addio brutto mondo. Cavetto? Il cavetto. No, niente cavetto. Però si è arreso. Oh, questo si lamenta comunque. Ok. Il cavetto! Il cavetto! Il cavetto da morto! Cavetto challenge! Zerin, 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 zerin. Cavetto challenge. Due cavetti. I cavetti. Ma che senso ha scavettare quando ormai sei morto? Cioè, lo fai solo per essere bannato, cioè non serve un cazzo. Scusa, ma eri già morto. Era anche finita l'animazione che fai scavetti. Cioè, proprio non vuoi, vuoi far capire che proprio che disapprovi, Cioè, voleva... Voleva farlo capire. Oh! Lo voleva far capire. Qui c'è uno. E dov'è? Era qua. Madonna, era qua, Porca puttana, era qua. Madonna, che culo. Vedi, questa cosa dell'endgame è la cosa più noiosa di DBD, perché veramente devi cercare i cadaveri, gente nascosta. Puzzolente proprio. Arinzarunzarunzari. Non lo resta nemmeno, Non lo resta nemmeno, frega nulla. Guarda, guarda, non lo resta. Aspetta. Ma che cazzo?
Ma dove? Cioè, vedo i graffi, ma... No, ma questo ha un culo pazzesco. Cioè, sbaglia pure, no? Perché metti i graffi... Io non capisco. Ma quello ha sbagliato già due volte. Ha lasciato per due volte i graffi e ancora non riesco a individuarlo. Ma guarda te. Il culo che c'ha questo. Il culo di non essere visto. No, non lo resta, tranquilli che l'ha arrestato dopo un secolo. Madonna, oh. Buonasera Maci, bentornati in live. Sì, però, porca puttana, oh. Guarda, non toccano manco i gen. Si mettono a trollare. Botola è qui, davanti alla capanna, va bene. La finta. Finta calcolata, easy. Fatto un fake window che pure Geppetto ce la faceva a capirlo. Eri da sola o no? Eri da sola? Non so mica io, eh. Mi sa che vuole fare la cosa. La botta la challenge. La gara di pazienza. Vuoi fare la gara di pazienza? Oh ragazzi, non c'è un cazzo da... Si fa una gara di pazienza? La facciamo una gara di pazienza, dai. Così leggo i ciri, così passiamo un po' di tempo a chiacchierare, dai. Facciamo una pazienza challenge, dai. Era lì, io non l'ho visto. Ma si fa la pazienza challenge, dai. Una roba che è proprio... Facciamo una finta, vado via. Faccio la finta, vado via. Così vado dalla botola magari. Non si lascia andare? Non si lascia andare? Non si lascia andare? Vai, facciamo una pazienza challenge, né? Si rimane lì davanti alla botola e si aspetta. Tanto va lì, non ti credere. Ma il punto è che posso mettermi come il papa qua. È il papa. Ti metti come il papa. Ecco, inizia il benzen. Insomma. Bifcotto 87, grazie dell'euro. E bottiglia finita. Posso solo dire Fiero Ferstuli Latum Fer. Ah? È latino, ma non so cos'è. Non so cosa vuol dire. L'unica cosa che io ricordi del latino del liceo. Ma io manco quello. Gara di pazienza. Detto questo, in caso tu passassi da Novara, sarai sempre benvenuto. Bene, così, se passo di là, madonna, una birra fiera. Tanto non viene. Oh, è una cosa imbarazzante sta botola, che non lo fixano. Non fixa mica.
Gara di pazienza? E tutti sono disposti a farla, la gara di pazienza. Sono tutti disposti. Qualche consiglio per un abbetto come me? Survivor o killer? Intanto sblocca i perk. Devi sbloccare i perk. Senza quelli combini nulla. Bel gioco, Cosa ne pensi della scuola italiana? Dai, oh, la domanda fatta apposta per Flame. Per il Flame. Perché non lo chiedi al ministro dell'istruzione? Cioè, io che c'entro? Io che c'entro con la scuola? Così, la curiosità del giorno. Ma molte scuole sono arretrate, purtroppo. Devi dare, se no non... Cioè, non c'è un counter alla botola, cioè non c'è. Grazie a te ho scoperto la potenza del mandriano. Strano, perché è palese alla luce del sole, secondo me, però, vabbè. Bene. Oh, riusciamo a rankare anche da Survivor, oppure è difficile perché tutti vanno nelle trappole, non fanno altro che crepare. Dai, proviamo Survivor di nuovo, incrociando le dita però, Valersus, grazie di 100 bits. Ciao Zeb, mi dispiace che la chat sia solo sub, ma capisco la scelta. Un minimo di supporto per un non sub che ti segue comunque. Bella, devi capire che insomma arriva il casino, Io ho già provato svariate volte a lasciare la chat attiva a tutti e arriva lo schifo. Questo è uno stream sniper. Usciamo. Rirolliamo la cosa. Pensa di fregarmi, Lo stream sniper credeva. No, ma apprezzo che mi segui, ma per carità, però appunto vedo che hai già capito come stanno messe le cose. Purtroppo per colpa di pochi non si possono avere le cose libere. Questo c'ha Fastweb, ha doggiato lui però. Ma ha fatto lui un favore. Era un altro italiano. Per scrivere in chat dovrei pagare! Dovrei fare... No, se hai il Prime Sub non paghi manco nulla, Se non hai il Prime e non ordini nulla online. Se uno deve... Allora, di quelle poche persone che stranamente abita sotto una pietra e non compra mai niente su internet, su Amazon. Strano, cioè, è abbastanza difficile che uno non abbia il Prime, Ora, non è una grossa pretesa. In una famiglia normale c'è sempre almeno una persona che ha il Prime per fare arrivare i pacchi gratis. Nella maggior parte dei casi. Due cavetti, è vero. Cavetto challenge, cioè rinza. Di quattro cavetti. È vero. Ringrazio chi me l'ha ricordato. Wasd 1981. Apprezzo i 100 bits. Vedo altra gente giocare a DBD, ma il tuo modo di giocare è unico. È curioso quello che hai detto. In che modo unico? Perché trollo, perché faccio il tunneling. Per quello è unico, perché faccio quando la stappi. Per quello è unico. Per il livello di tossicità, cioè è così che vinci, devi fare il tunneling per forza, se no perdi perché ti lasciano, lo vedono tutti. Vediamo se il quinto cavetto sarà quello del killer, non lo so. Se mi tiene per tanto tempo e poi non ce la fa comunque può essere pure di sì, ma se trova uno che non lagga. Mike C, grazie dei 7 euro. Zeb, sto rinnovando il mio locale, sono super incasinato in questo periodo, scusa per la mia assenza. Tornerò più fiero di prima. Mike, in bocca al lupo per i tuoi progetti. Rimanendo in tema, io sto rinnovando casa mia, se per questo ho comprato un sacco di mobili. Ed è anche grazie a chi mi supporta che sono riuscito a comprare tanti bei mobili. Sono contentissimo di sta cosa. Quindi prenditi. Io stesso sono un po' arrangiato ora, Mike, perché sto senza webcam, streamo solo DBD perché sto facendo... Siamo in un periodo appunto di spostamento. Quindi ti capisco in pieno, apprezzo il pensiero e buona serata, buon lavoro, insomma, buona progettazione. Speriamo di ripartire entrambi meglio di prima, no? Si fa Vance? Era italiano? Non era. Non era italiano. Sera Jasmine, boh, sono impedita, non so come si faccia. Intanto sono 2 mesi di sub fiero.
Oh, grazie Jasmine. Non so se ha perso prima, apparirà, dai. Fiera, madonna. A moderare le cazzate del Discord. Più fieri di sempre, Zimusigold. Sì, sì, perché comunque ogni tanto, dopo un po' di anni, il rinnovo è necessario, no? Cambiare casa, migliorare l'attrezzatura, cercare di fare di più. Può essere faticoso, ci può volere del tempo, mesi, però alla fine conviene, se no che fai? Rimani sempre così e basta, vita, è palloso. Monstrum, Ciruzzo, l'ho finito in tutti i modi possibili, quasi. Cioè, quasi, l'ho finito in tutti i modi. Certo, è ancora, c'è gente che lo vuole, però cioè, l'ho già finito in tantissimi modi. E in più ci sono tanti altri giochi che le persone vorrebbero vedere. Poi vediamo, tutto è possibile. Ieri abbiamo fatto scavettare un Leatherface, ho salvato Naruto con il Borrowed e gli è partito in Nelfo. Madonna! Brutt timing, allora io me ne vado. Questo perk non dovrebbe esistere. Aula! Sbaglia Ruin. Sbaglia. Dai, sbaglia. Sbaglia Ruin. Sbaglia. Sbaglia, sbaglia. Ora sbaglierai, sbaglia, sbaglia. Ora sbaglierai il Ruin. Ora sbaglio io, ti immagini. Ecco! Madonna. Io no. Per ora no. E sono già tre. Dai, sbaglia di nuovo. La sbaglia? Ti soffio sulla faccia così sbagli. Vabbè, non sta andando male, eh. Non sta andando male, dai. No, non è male, non è male, dai. Ha fatto un errore solo, dai. Non te ne ha fatti uno. Poco, dai. Ci può stare. Uno è già a terra, perché bravo. Andiamo qua su. Vai. Chi è il killer? Allora, non è Leatherface, non è Mandolino, potrebbe essere il Trapper, però non mi pare di aver visto Trappola, Se no lo spirito, secondo me è lo spirito. Non lo so però. Allora sbaglio io. Ma devo salvare quello, perché sennò finisce male. C'è un altro già... vedi perché? Ah, l'ha salvato. L'altro l'ha salvato però, ancora in cesso, vabbè dai. Magari è Miles. No, perché avrebbe già farmato il 2. Ora con l'uno fare tutti questi colpi, no. Miles non è. Miles non è. Secondo me è un trapper. La hug, Non lo so. No, non credo. Credo sia uno spirito. Oppure Trapper. Ma credo lo spirito, sai. Non lo so, guarda. C'è il mistero, l'alone di mistero. No, la hug non è perché si sentono le trappole un po'. Si sente, sente la cagata. Si sente la cagata a spruzzo, no? Quando scatta la trappola. Ah, Wraith, ho sentito il rumore prima, dici? Matteo Renzi, no, non è Matteo Renzi. Qualcuno ieri, quando ho usato la hug, ha detto adesso è arrivato il momento di usare la moglie di Macron. E lì la risata mi è scappata, lo ammetto. Senza offesa. Però non sono riuscito a trattenere, non sono riuscito a trattenere la risata. Mi spiace, ma... Prossimo killer o sacchiotto con il Mori, ti abbraccia e schiatti. No, secondo me metteranno o Scream o Jason. No, Jason lo potrebbero ancora mettere, chissà se faranno un accordo. Oppure... Metteranno Chucky la bambola, ma neanche perché è piccolo. Non lo so, non lo so. Scream, può essere Scream o Jason, secondo me. Uno dei. Oppure Pinhead. L'uomo ago. Non l'uomo ago. Buono, buono, buono. Come Jen non male, Dai, si lascia andare. Che sgorbio di persona. Ma perché? La moglie di Macro. No, dai. Ah, no, la cacciatrice. Quindi stai dando i numeri tu che hai detto che hai sentito la campana. Non è una sgrullatrice. Ecco, io non esisto, ragazzi. Io non voglio sapere nulla. Io non vi conosco, io non ho visto niente. Addio ragazzi, io cerco la botola. Chi si è visto, si è visto.
io me ne vado, io me ne vado. No, no, io uno scarso in quella maniera non lo salvo. Dai, muori. Ti mangi di campera. La botola, dico. Dai, crepa, così posso... Bene, bene, bene. Do un bacino. Grazie per esserti ammazzato prima. E benzin, benzin, ben, grazie dei sub. Vediamo come va questa partita. Poi vediamo chi è stata la persona gentile ad avermi fatto il sub. Anzi, il re sub. Dai, apriti, schiuditi! Non è qua la botola. No, non posso sapere che sono qua. Oddio, che culo mi ha visto. No, merda. Merda fritta. Allora, la sta cercando lui. La sta cercando lui. Madonna, si sente da lontanissimo il canto. Buonasera, Xen. Benesire, benesire. Ma è là la botola. Potrebbe essere anche sulle colline, eh? Controlliamo la collina. Controlliamo dentro l'edificio centrale. Ma qua non è. Qua, su questa collina? No. Sa che l'ha già trovata. Andiamo qua in quest'angolo. Saranova! Vai! Non viene. Non me ne frega un cazzo. Sì, ma se muoiono tutti. Ma faccio un genio, guarda, quasi quasi. Tanto non può fare un cazzo. Faccio un genio sotto al naso. Sotto al fottuto naso. Madonna. Ti immagini rage quit? No, no, ha fatto 3 kill, non può. Ma se rage quit con 3 kill è assurdo, eh. Non lo fa, non lo fa. Ho il tempo per ringraziare Ferrybot e Lori02 per il secondo mese di fierezza nell'esercito degli Ace Gamer. Vai, vai, umiliata così. Sì, infatti, umiliata proprio. Faccio i gen, non vado via. No, ah, Oz. No, davanti al viso! Davanti al viso proprio! Davanti al viso! Proprio lo deve osservare mentre accade! Se no non è soddisfacente! Ferrybot mi ha scritto e dopo una settimana di lavoro finalmente riesco a vedere una sua live in diretta. Ha tutto un altro effetto in diretta, vero? C'è poco da fare. Dopo un po' voglio tornare a fare quando la stappi, 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 che voglio consumare quegli add-on one shot che ho, almeno vediamo se riusciamo a rimediare qualche altro cavetto là, in quel reparto lì. Quell'albero gigante ti stava per fare il mezzo, ho visto. E quando la stappi, stappi, stappi... Chi è questo? Lagga troppo per essere Ita, mi sa. E invece, no, aspetta... Oddio, è lo stesso di prima? Ma lagga. In più c'è un italiano in lobby come survivor. Meglio doggiare che potrebbe essere scarso. Grazie Clayden per la generosa donazione. Grazie per i tuoi 2 euro. E buonasera. Grinza sera. È il sabato, è sempre il sabato, comunque sia.
Oggi YouTube mi ha rimborsato lo sponsor di questo mese. Mike, ho disattivato gli sponsor su YouTube perché non lo uso più per le live. Io ho detto agli altri prima, uno mi ha chiesto in chat, no Zeb, ma su YouTube non farai proprio nulla nulla? Ho spiegato come la mia intenzione, ora sto parlando seriamente, non è quella di caricare il gameplay, ma qualche vlog ogni tanto, quando mi gira, e comincerò a usare YouTube come la gente lo usava anni fa. Cioè per dire la propria, no? Qualche vloggino qua e là così, roba tranquilla, molto scialla, poco editing, in modo tale da tenere il canale attivo e allo stesso tempo fare dei video che comunque secondo me piacerebbero. Quindi è un uso, è un possibile uso che mi ci vedo, in cui mi ci vedo ancora. Poi tutto il gameplay, i giochi, i videogiochi invece su Twitch. Quindi, io volevo con te, ma perché tu sei uno zio Peppe, tu sei uno che c'ha le collane d'oro, madonna cara. Hai lavorato per avere quello che hai, non sto dicendo nulla, però dico, Mike C, mi capisci che nella mia posizione non è che, cioè, la cosa giusta da fare è dire, guarda ragazzi, siccome non farò più live, grazie per il supporto, puoi sempre supportarmi, solo che non su YouTube. Certo, se mi guardi video, aiuta sempre, quando farò questi vlog, se li farò, certo, se uno guarda i video, aiuta, però ora lasciare gli sponsor attivi per un canale che non stream... Non lo so, cioè. Poi la gente dice che io sono morto affamato dei soldi. Cioè, i soldi non fanno schifo a nessuno, ma non è che ti lascio una feature abilitata che non ha senso. Perché gli sponsor su un canale che non carica live e che è inoltre attualmente fermo, non ha senso, dai ragazzi, non ha senso. Ne sei stato anche troppo gentile, capito? Cioè, almeno qua le dirette ci sono, le live ci sono. Ti fa un'ora? No, non è che mi fa un'ora, però è il minimo che posso fare. Là c'è il ruin, ora mi vuole. No, un'ora non ho, un'altra cosa che ci dè. Perché non aveva senso. Ci sono canali che lo lasciano così, anche a buffo, ma... Oddio che scala, questo è proprio un manrovescino, Bizzevini, 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 bizzevini. Bizzevini, bizzevini. Ma tenente sei tu? No, scherzo. Madonna che loop. Dio, ma lascia. Vado a fare il ruin, Guarda che faccio il ruin, Pensa bene. Ma lascia la torna. Te lo sto sbucciando, Madonna se mi prendeva lì. Piscio sul ruin, attenzione. Rinza, 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 arunza, quando la stappi ti si sdunza. Quando si sdunza la runza, rinza, stai attento che ti si strinza. Ah! E mi lascia! No, l'ha scatafasciato. E torno indietro. Ma c'è un'altra, Madonna, guarda. Il cane da guardia. Ma non vuole. Non desidera un intervento al ruin. Non lo desidera. Aula. Ad un livello proprio infimo, Io me ne vado, siete tutti dei lerci, io vado via. Io non gioco contro gente tossica in questa maniera. Me ne vado. Madonna, Rinzeri, Kevin Challenge. Kevin Challenge ha fatto via, io me ne vado.
Goliha, grazie del Prime Sub, benvenuto nell'esercito degli AIDS Gamer, apprezzo il supporto Goliha, benvenuto, Goliha anzi, sembrava una Goliha. Poi avevamo Igorix9791 che invece fa il secondo, proprio conferma la fierezza per il secondo mese, grazie per il resub Igorix, vizze bene. Mettiamo qualcosa di brutto proprio. Ma sì, una cassetta. Una donazione di una cassetta. Poi tanto la perderò perché io ogni volta che equipaggio un oggetto muoio. È una regola. Quando metto un oggetto, morto. Morto, sepolto. E mi ci sputa pure sopra la tomba, madonna cara. Quant'è il record di cavetti? Mi sa che 5 era. No, 4 era. Mi sa che 5 abbiamo già superato il record, se non sbaglio, eh. Io me ne vado e disinstallo il gioco. Eh sì, io chiudo tutto, cancella recensione negativa. È passata a Linux diretta, ha disinstallato Windows. Madonna. Biscotto, ancora la donazione profumata e grazie. Hai mai provato Black Soul? Black Soul è un gioco indie italiano horror. È fatto ma oddio me lo segno Black Soul, non veramente italiano. È un gioco indie italiano. Dire che è fatto male è un complimento. Ora me lo segno, Black Soul. Dopo questa partita lo scrivo, eh. No. Dobbiamo sfotterlo un po' il gioco. Se è brutto, guarda. Gli si sdunza. C'è una mandibola. C'è il ruin. Sera Twitch Foxer. Foxer. Bentornato in live. Arrivato adesso, sempre a seguirti. Lo so. Lo so. No, ma ho dei regular qua sul canale Twitch che apprezzo molto. Gente, cioè, e molti sono qui quasi ogni sera, ma ci sono alcuni proprio inseparabili. Mi fa molto piacere. Già a metà gen, anzi di più. Un culo. Sì, questo. Madonna che scavettata. Cioè non riusciva a prendermi, non riusciva proprio. Sbagliava completamente il timing delle accette, le tirava a caso. Alt F4. No, io mi devo segnare Black Soul, perché quello. Zippala scrive buongiorno invece. Un po' tardi. Vai, abbiamo già sdunzato un gen grazie a me. Quel totem era spento, peccato. Ora andare sopra a fare il gen in casa è rischioso. Però ci potrebbe essere il totem del ruin, ma io sinceramente non me la sento di rischiarla proprio ora. Di rischiarmela, non mi va. Madonna, una figura cascina ha fatto, sì. Bravo, l'ha tenuto un po', è andato giù come un pioppo! Oh! Vieni con me, vedi l'alzato? Vieni con me, Piero. Ma io sono l'unico che fa gen, mi sa. Ora, quando finisco sto gen, forse riescono a finirne una. Uno di gen in due. Arriva? Dai, vieni qua, così almeno ti faccio perdere io tempo. Abbiamo usato la cassetta. Ora vediamo che fanno. Black Souls manco si avvia su Windows 10. Senza lui non fanno niente. Io già da solo sto finendo, manca poco il secondo gen e loro non hanno fatto niente. Sono rimasto lì come Medieval 2. Così, completamente rincoglioniti. Ma perché? Perché non li fate? Oh, no, vabbè, mi rimangio quel che ha detto. Sono solo metà scemi. Perché io da solo ho fatto due gen, loro in 3-1, quindi hanno un terzo del mio cervello. Vabbè che uno è cessato. No, metà, facciamo metà, per giustizia, metà. Hanno la metà del mio cervello, della mia esperienza, della mia bravura, dai. Per essere modesti, perché io sono una persona molto modesta che non se la tira mai, capito? Sorpresa! Ah! Qua incazzato. Questo stacca, No, no, allora ti meriti una medaglia, Cavaluta. Mica c'è.
Madonna, ma sei doloroso da guardare, sei doloroso. Ah, lo mette, lo mette. Che lo piazza proprio lì. Under Q. Non recupera nemmeno. Sì, ma sei un salvacente di merda, allora. Qua, qua! A chi la gra... No, io guarda, puzzi di morte. Si è salvato col pet. Che Nusaculi. Assurdo. Una performance... una piccola gioia. Le piccole gioie. Partite in ruin. No, vabbè, ma vuoi un applauso? Te lo faccio tra il capo. Metti la testa in mezzo, una mano da una parte, una mano dall'altra. Madonna, oh, ma sono scarsi proprio. Vanno giù come frutti marci in una giungla tropicale, hai visto? Ancora respira quello. Sì, sì. Fa la ceretta alla schiena, mi fa, eh. Ti farmo. Ah, già mo. No, no, si è salvato. A me non mi segui, mica scemo, ha capito che perde tempo con me. Lo facevo più scemo, invece. Che palle, stare qui a casa con la pizza e la live fiera e relax. Madonna, ma è dall'inizio della live che c'è gente che parla di cibo, io non ce la faccio più. Ora faccio alt F4 e vado a mangiare. Cibo qua, cibo là. Si parlava di birra, di porchetta, di vino, di pizza. Basta, cioè, veramente. Sai cosa c'ho però? Ah, era un altro totem prima, quindi non era il ruin. Ma aveva divora, seriamente? No, qui mi ammazza, mi sdunza, non c'è il pallet, madonna. No, dai, oh, madonna. Ma ora mamma, non c'è il pallet. Ma cosa? Cosa? Assurdo, ero dall'altro fottuto lato. Vabbè, non c'era, l'ha rotto un demente il pallet. Hanno rotto tutti i pallet qua. Hanno rotto tutti i pallet. Il wifi. Tanto non mi salvano. Dai, salvami, dai. Dai, salvami, salvami. Così trovo la botola e sputo sul tuo cadavere, dai. Niente, volevo tentare il miracolo. Ok, dietro quello lì. E dietro quello lì. WASD 1981, grazie per i tuoi 100 bits. Ecco cosa intendo per unico. Ah, intendi prima. Ah beh, sì. Quei momenti lì, eh. Ma se scassano tutti i pallet. Arriva. Lo ammazza ora il vecchio. Questo è GG. Questo è GG, non ce la faccio arrivare in fondo. E già tanto se finisco il gen, no? Ah, si è alzato? Ah no no, non si è alzato, no. L'unica è questa, ma non ce la faccio in tempo. Non credo lo tenga per così tanto tempo, ne dubito. Non lo so, ma non credo, eh. Non penso sia così bravo. Infatti. Non mi devo curare. Ma mi vede col chili. Meglio se scendo, va. Se no faccio una brutta fine. Faccio una brutta fine comunque, eh. Vediamo che fa. Vediamo se c'è il chili. Se non c'è il chili è strano però, eh. Come senza chili? No dai, ce l'ha. Ora c'è il decisive. Ma mi vede col chili. Non ce la faccio arrivare laggiù per non farmi vedere col chili. Peccato. È pure al primo stadio. Madonna.
Arriva ora. Vedi, vedi. Non ha visto, oh, che culo però, eh. E niente, questa è persa, quello non si lascia andare poi. Ma va, non vuole lo stune. Rispetta i pallet. Ma poi è un manco bravo, cioè. Rev a caso la motosega. Boh. Ma hanno accorciato la cosa. Hanno accorciato la roba, là, il muretto. Ah, ora c'è la botola. Qua non c'è, ovviamente. E bezze bene, bezze bene. Accumula un po' di Bloodlust che fa sempre bene. No, no. Oddio, lo vuole, eh. Madonna, lo vuole, eh. Oh, madonna, vuole il Bloodlust. Ah, Bloodlust al 3, però è assurdo, dai. Madonna, oh, ma che è? Ha incazzato. Mi sa che muoio. Accumula il coso. Mi ammazza, mi sa. No. Era son morto, forse. Oh, non mi lascia stare, non mi lascia stare. Figa. Mi può prendere? No. Niente. L'ho tenuto un po', giusto un pochino. Niente, neanche il design, peccato. Vabbè. Però l'ho tenuto un sacco. Se trovi la dotola mi sento male, no, ma non si trova così a culo, è impossibile. Non pensavo fosse così pro con Survivor, Ma guarda che se la botola era là, la prendevo, c'è avuto sfiga che è comparsa dall'altro lato della mappa. Ma quella era vinta, se no, quella era vinta easy, solo che... la sfiga dice che la botola deve stare all'angolo opposto. Vabbè. Ma ogni tanto la becco così, Più di così non potevi fare, ma infatti l'ho tenuto... Ma un casino, ma un casino. Ma proprio un casino. Però la gente su YouTube, no, tu ti lamenti perché mori, dai sempre la colpa alla squadra, ma sei tu che sei scarso. Va bene, sono scarso io. L'hanno visto tutti quanto sono scarso, infatti. Sono veramente scarso, ragazzi. Sono scarso, vero? Madonna. Ho giocato male lì, madonna. Dovevo volare, dovevo farmi crescere le ali. Dovevo volare sopra per non farmi prendere, hai ragione. Sono scarso. Vabbè, dai, no, io ho giocato bene. Ho avuto sfiga che non è spawnata lì, è spawnata...
È spawnata all'altro lato. Secondo me è spawnata vicino alla 4x4. Secondo me, questi sono i momenti di qualità. Vedi, vedi. Perché se voi seguite un altro streamer di DBD a caso, non è detto che faccia dei numeri simili. Per carità, ci sono tanti altri survivor e killer bravi e piacevoli da seguire, però non sono tanti. Quelli bravi sono relativamente pochi. È chiaro che se vai su Twitch e cerchi DBD, trovi un sacco di gente che ti fa la classica partita di cazzo così e basta. Certo, può essere divertente perché è simpatico lo streamer, però se tu guardi Noob 3, Ocido, True Talent, Gen Denise, Angry Pug, Exi, cioè vedi stream di qualità, cioè non vedi Chrysler anche, cioè vedi comunque gente che sa giocare bene, piacevole da vedere, chi più chi meno. Chiaro, c'è chi è più bravo un po' meno, c'è chi è più bravo col survivor, chi è più bravo col killer, però comunque gli streamer da seguire di DBD secondo me si dovrebbero scegliere anche in base alla performance, se no è noioso, secondo me, opinione personale, perché poi ognuno segue chi vuole, ognuno è libero di seguire chi vuole, non ho nulla da dire in merito, è giusto la mia opinione. Grazie Bifcotto, un altro euro, grazie della serata, me l'hai proprio salvata, sta passando proprio con piacevolezza. Bene, siamo già alle 23:48, meno di un quarto a mezzanotte, siamo ancora qua a fare un po' di sdunzini. Peccato per la botola, ma non ci posso fare nulla, non ci posso fare niente. Per quello sei sempre nel top di DBD su Twitch, perché porti contenuti stream di qualità. Beh, evidentemente è così, anche se molti vorrebbero far capire il contrario. Ora, questa mappa è brutta, quindi a meno che la mia squadra, ecco, deve essere brava, sennò qui è dura, è dura di game, è dura. Infatti, oh, ma qua, vedi, solo navigare ai posti, vedi, devi fare un giro titanico solo per raggiungere l'altro lato di questa porta e quindi il gen, perché i gen stanno sempre vicino alle porte qua in questa mappa. Madonna. Venom91, grazie per il secondo mese di fierezza nell'esercito degli Ace Gamer, grazie per aver riconfermato lo status di fiero. Buona permanenza. Fiero, proprio. Ecco, vieni a sbagliare. Vieni a sbagliare insieme a me. Vieni a sbagliare il ruin insieme a me. Confondi pure me. Confonde avere uno che sbaglia accanto un po', Vai, gentappa, dai. No? Ti credi bravo? Sì, ma sbaglia. Cioè, ma tu quando vai a pisciare sbagli anche a centrare il buco del cesso per caso. Dio buono. Vuole me. Ah, valuta. Mi ho fatto l'inchino lì. Ma voleva. Oh, ma che è tunneling? Il tunneling c'è? Non so se c'è pallet qua, Ah, c'è, dai, meno male. Madonna, sei nato col culo tu però, l'ha fatta lì apposta la cacca, hai visto? Ha fatto la cacca proprio dove serviva. Mi lasci in pace. Ah, siamo in tre, che bello! Siamo in tre, che splendore, che fragranza, che bellezza. Infatti per quello mi fa il tanno. Dice tanto, sta la segame, c'è il ruin. Non lo sanno fare, siamo in tre. Cosa rischio io? Nulla. Gli faccio il tunneling, lo appendo, metto la trappola. Ma sì, ma qual è il problema? Qual è il problema? Non sanno fare il ruin. C'è questo che è bravino, ma non importa, perché gli faccio consumare tutti i palle della cazzo di mappa, una per una proprio, no? Dai, fammi una firma. Firma il contratto. Non lo devo firmare il contratto. Devo stare attento che ti rallento i pallet, amica. Mi fa una firma? Fa una firma. Non me la fa la firma. Madonna. Ma il naso è ancora intatto, il naso. A me non risulta. Sì, ma che pa. Questa è persa. È persa per il fatto che proprio
Non mi lascia. Ah, che scattino di merda, hai visto che scattino? Uno. Siamo a uno però, eh. Siamo a uno, eh. Voleva tagliare di più, c'era il buco. Ah, quasi. Qui mi può far cavaluva però, eh. Sì, però voleme basta, dai. Coglioni. Qua, qua. Cazzata nera. Oh, che cazzata, eh. Avvelenata, avvelenata. Avvelenata. Guarda! Guarda, madonna! Fa corvuli, mi fa. Dai, basta! Ah, tu sei grullo, eh. Fai tandem in questo modo. C'è il pallet, sa. Paura che... Dovevo anticiparlo perché... Bill! Ah! Ma non rompe mica, eh! Madonna, basta! Basta! No, io non ci credo. Oh, no, non si ferma, non si ferma. Qua, qua, qua! Oh, ma quanti cazzo? Cioè... Ma che cazzo ha fatto qua sopra? Certe mine... Madonna! Madonna, madonna, madonna che chase. Madonna che chase. Madonna, cioè, ma io non lo so, cioè vedi, se, o sei Dio, o ti chiami Zeb 89 e la tieni per un'ora, o se no mori lì, stai tranquillo. Ecco, vai. Vabbè, ho rotto i pallettino, però abbi pazienza, seguiva solo me, cazzo devo fare io. Madonna. Per tre gen con il ruine e con i nabbi che facevano i gen sbagliando, cioè contate, ed erano anche in due, non in tre, quindi ancora più lento. Madonna. Ma io non lo salvo, affanculo. Il tunneling. Eh sì, mi tunnelava come una merda. Qualcuno salvi la clip, dura più di 30 secondi, è quello il problema. Arriva, eh. Arriva bezzevedi, bezzevedi. No? Sa che face camper, eh. Party face, eh. Dopo questa devo dedicarti un survivor su sto gioco, ma va. Ma che mi dedicano qua, mi devono dedicare un devono dedicare un dedicato. Dedicami un dedicato, sono contento così, altro che magliette Ace Gamer, dammi un dedicato, va. Frega una sega a me del re. Tanto segue me. Oh, non fa il gen, non fa il gen, mancava un pelo di culo, non lo fa. Io non so dove è incinata quella, perché c'è il perk che non puoi vedere dove è incinata. Lo so, c'è il terzo sigillo. Ora le metto io un quarto sigillo, in culo glielo metto il sigillo. Mi arriva il quarto sigillo, no, per me può morire. Io non ti salvo. Cioè, fammi capire, io devo salvare uno che puzza di merda così. In quella maniera.
Merda, merda fritta. Che sfiga di merda, oh. Renditi conto. Madonna, ora vuole me. Mazzati, madonna. Oh, si è salvata. Oddio, si è salvata. No, devo andare a finire quel gen. Ma sta là. Non c'è un pallet ormai. Eccola là, la botola. È tutto inutile. È tutto inutile, non ci sono pallet. Ma non la posso tenere all'infinito. Quella deve fare il gen ora. Se non lo fa, è una merda. Se non la fa, è una merda. Perché dai. Vuol fare la furba, vuol fare. Nabbo! Sei un nabbo, sei! Sei un nabbo! E ora muoio, perché non lo fa! Non lo fa! Tutto il tempo di sto mondo e non lo fa! Caputtana, oh, non lo fa, oh! Non lo fa il gen! Non lo fa! Sto grizzly, madonna! Non lo fa il gen! Non lo fa, è lì, cazzo! Fallo! Faccio io. Madonna. Cioè, non lo fa. Oh, non lo fa mica, eh. Adesso è morto. Colpa di una trappola di merda. Vabbè, senti, gioco con le scimmie, per forza. Come cazzo si fa? Cioè, non fa un cazzo. Ma letteralmente, non ha fatto nulla. Niente, scarso come una merda. Ma è assurdo, non fa un cazzo. Cioè, è una cosa vergognosa. Cioè, l'ho tenuto per 3 ore, cioè... non si può vincere con uno così, che non fa nulla. Uno scarso del genere. Ma è un idiota, cioè è proprio un idiota, dai. Cazzo di nulla fa, allora si fa prendere. Guarda, guarda, bravo, bravo, che schifo. Che scempio, ma veramente. Ma io veramente, sta gente fa venire il voltastomaco. Io gioco come un... Lasciamo stare, che dopo la gente dice che mi vanto, vaffanculo. Ma l'ho tenuto le ore! E quello lì! Sta lì, non fa cazzo! Lì ci potevamo salvare entrambi con l'adrenalina. Lei apriva la porta, arrivavo io. Perché l'ho tenuta un'ora lì. Arrivavo io, scappavo sia io che lei. No! No! Il gen non lo fa! Che. Cioè, come. Proprio. È proprio un demente quello. È proprio un demente. Manco il pip, qua rosso, esplode sta medaglia tra un po'. Mamma mia, oh. Mamma mia che scarso, mamma mia, non ho parole, uno così. Dovrebbe disinstallarlo ora proprio. Sì, voleva la botola, cioè proprio, non gliene frega se sono 25 volte più bravo di lui, no no. Schifo. Grazie Venom91 per il secondo mese di fierezza nell'esercito degli Ace Gamer. Grazie per il sub, il resub. Faccio l'ultima da Survivor e poi vado a stappare un po' di bottiglie, guarda. Che mi sono rotti i coglioni. E intendo, userò il pagliaccio, ovviamente. Cos'hai capito? Vediamo chi è questo. No, perché io quando gioco Survivor, vedi, trovo gente così e mi cascano le palle!
No, scarso e scemo. Scarso e scemo. Non voleva la botola, altrimenti non provava a salvarti. Ho capito, ma... Manura, cosa cazzo stava facendo in quei tre quarti d'ora che ha ottenuto il killer? Cosa stava facendo? Non c'era neanche il ruin. Alla fine, non c'era nemmeno quello. Cosa stava facendo? Wasd 1981, grazie di nuovo per quest'altro share. Non per essere noioso, ma non ho visto nessuno fare i tuoi numeri. Madonna. Ma dici... Ma allora bene, è un buon segno, vuol dire che riesco a fare cose che altri hanno difficoltà a fare. Non sono tanto d'accordo, perché c'è anche altra gente che fa numeri di tutto rispetto, però accetto il complimento, mi fa piacere. Poi però Wasd, tieni conto che ora questa lobby è morta, vaffanculo, tieni conto che c'è l'altro lato della medaglia, l'altra faccia della medaglia che fa: no, Zeb è un overrated e scarso, perché da killer fa il tunnel in quel mare e poi è tossico, e da survivor quando fa le cazzate dà sempre colpa alla squadra perché lui è scarso, dà sempre colpa al team, è colpa del team, piange, e non lo posso sentire, non lo sopporto, io mi guardo Cido che gioca sulla PS4, bene, ognuno segue quello che vuole, non... il mondo è bello perché vario, ragazzi, non voglio dire che io sono meglio di uno, cioè, però ora, se tu analizzi questa partita, cioè, come fai a dire che il problema ero io? Come cazzo fai a dire, cioè, nella partita che ho fatto prima contro il Trapper, no? Dove sono andati tutti nelle trappole, come fai a dire che lì era colpa mia? Non puoi, manco se sei un mio hater puoi dire che era colpa mia lì. Capito? Non puoi giocare Survive with Friends. Potrei, ma lo dovrei organizzare pre-live. Ma poi, ovviamente, io vorrei giocare con gente che sa giocare molto bene, perché almeno lì si fa rinzarunza, altro che... Ma alla fine... Ma se muoio fa niente, perché tanto lì ho giocato bene e l'hanno visto tutti. Non è che devo dimostrare che... Insomma, tipo contro il Mandriano l'ho ottenuto 3 ore, ho usato 3-4 palette, l'ho ottenuto un quarto d'ora di più, non lo so, un casino di tempo. Tommaso Cimarello e Victor Zanardelli, grazie per i vostri 2 Prime Sub, benvenuti ragazzi in esercito degli Ace e Gamer. Hai appena sbloccato la carta fiera. Fiero proprio, va, vediamo se carica sta patacchio, vediamo chi è il grullo stavolta. Quella hag, poi hai visto, metteva la trappola al pallet per attirarmi, facevo scattare la cosa sulla trappola, sbagliava di nuovo, cioè, ha avuto tutto il tempo di sto universo di fare qualcosa. Niente, proprio zero. A mezzanotte 1500 persone, bene, sì. Chi altro sta streamando di BD? Va bene? Ormai è troppo tardi, è iniziata. Però io non faccio la gara, è una curiosità la mia. È una curiosità, non è che facciamo a gara. No, la gara, anche perché come cazzo fai a gareggiare tu italiano contro streamer internazionali che hanno pubblico da diversi continenti anche addirittura, a volte. Non voglio gareggiare, anche perché è difficile farlo contro chi parla inglese, ma vabbè, è sempre interessante monitorare i risultati, no? Ecco, tanatofobia. Cosa ne pensi di Crysnes? Ha una voce che si adatta molto molto bene agli stream, perché non è come me, no? Incazzoso, tutto pieno di veleno, così. Anche quando è incazzato sembra calmo, no? Quasi. Quindi è una voce che ti accompagna bene a prescindere dal gioco, secondo me. Ora c'è gioco e gioco, è chiaro, magari molti quelli di seguono Crysnes o seguono per DBD, però è una voce che molto azzeccata per gli streaming, no? Così è piacevole da sentire magari nel letto, no? Ti metti lì a guardare, non è male. Poi il fatto che non si fa vedere un cambio è una scelta sua professionale, così, ma comunque grazie alla voce riesce a colmare quella mancanza, secondo me è un buon streamer. A DBD è bravo, se la cava, insomma. Meglio incazzato come te, onestamente. Ah, proprio se uno è contento non va bene, insomma. Deve proprio essere velenoso. E guarda da stappare. Dopo questa vado a stappare, promesso. Questa è l'ultima. La Survivor. Poi si va lì, si va. Ah! Grande Zeb, grazie Tommo per i 5 euro. Gentilissimo, apprezzo la donazione. Piccolo Zeb.
Ecco già a terra, sacco di patate. Mamma mia. È più bello vedere un Zeb incazzato. Vabbè, se siete qua stasera a seguire la live, indubbiamente, insomma, la preferenza è quella, però c'è Crysis che piace magari per altri motivi, X motivo, ci sta, perché ci vuole un po' di varietà. Sarebbe brutto se... Ma che fa? Ma che camperà? Oddio, camperava. Proprio camperà, matto. Stava fermo. Stava fermo, stava lì a camperare, hai visto? Lo spirito c'è. C'è lo spirito ribelle, attenzione. Arrivano le trombette. Pam, 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 pam. Senti, senti, pam, 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 pam. Bene, bene. No, questa è l'unica che non riesco a schivare bene, perché appare. Appare già lì, davanti alla schiena. Dietro la schiena. Quindi come fai? Non lo so. Lagga pure un po', guarda, clicco. Un po' lagga, questa killer è difficile da prevedere, soprattutto se usa certi add-on. Non la senti arrivare, non la senti. La senti solo se la usano liscia senza add-on. Vedi, vedi, ora sì l'ho sentita. Ora l'ho sentita. Prima no, però, non so perché. Ma ho visto, va, GG. Qua parte la rinzanunza, Mi fa stranzi, No, No, io la butto. No, perché non magari era dietro di me, sono una sega. Ah, vuole me così, ha deciso. Ah, perché sono ferito. No, ha spaccato solo il pallet. No, cazzo. Wi-Fi. Ma fateli però, perché ora vuole me, Io ve lo dico. Adesso si ricarica il coso. Ma se usa il phone ora, devo usare il dead hard. Potrebbe usare il phone ora, Che grinza. Oh, basta. Di nuovo? No, c'era ancora. Madonna, c'era ancora. No, sono morto. Sono morto. Sto rancore di merda. Dai, 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 dai. Oddio, non mi vuole. Apri sta apri sta cazzo di porta. E nessuno è lì. Madonna. Mi devo soffocare le bestie. Madonna. L'ho fatto tutto io. Il culo lo metto io ora. Arriva, mi fa sdunzino. No, da qui a lì no, Da qua a là no. Da là a qua. Chiamo la polizia penitenziaria, se arriva qui. Dai, ti prego. Dai! Su! Via! GG! Sciolina il rancore, un perk che consente al killer di one-shotarti e di sbucciarti col mori, anche se non ha il mori. Cioè, ti ammazza, ti fa l'animazione, ti fa... Vai! Bene, bene proprio, bene. Li ho proprio insegnati a giocare, hai visto? Ma perché hanno fatto i gen? Se succedeva questa cosa prima, vincevo pure l'altra. Invece no, eravamo in tre, quello non fa nulla. Vabbè, dai. Oh! Cazzato nero. Vai. E quando la stappi, stappi, stappi. Abominevole.
Sì, veramente unico che riesce a portare questi numeri in Italia con giochi non in tendenza. Beh, parzialmente in tendenza, vabbè, non proprio, eh. Significa che solo due cose: è bello vederti giocare e la tua personalità riesce ad attirare sia chi piace e chi no. È comunque una qualità innata. Guarda, mi fa piacere leggere queste cose. E comunque i fatti dimostrano che è vero, posso dirlo, cioè, sono contento. Io qui cerco di essere, come dire, spontaneo è la parola giusta. Cioè, quando io faccio le mie battute, no? Non è che penso, ah, ma questo magari non si dice, questo sì. Sono abbastanza spontaneo, è una lama a doppio taglio, a volte, però ripaga a lungo andare. Basta che non esageri, naturalmente. Grazie, Chrysless. Si parlava poco fa di te per il generoso host. Stavo spiegando come la gente, insomma, che ti segue anche per la voce che, insomma, è molto azzeccata per le live. Sarà anche il tuo microfono, però è piacevole anche a prescindere dal gioco, secondo me. Il punto forte è quello, sicuramente. Invece tutti a dire, no, non è vero, è meglio un incazzato come Zeb, incazzato nero sempre. No, ma anche Chrysler si incazza, non è che... Però si incazza a modo suo, è diverso, ognuno si incazza in modo diverso. E quando la sta? Sussurro amaro. Dai, headstomp insta down. Headstomp insta down. Vediamo se riusciamo a superare questi cavetti che abbiamo fatto, questi 5 cavetti. 5 cavetti, non è malaccio, Non è per nulla male. Sera TT, sera Chrysler. I love Michael Myers, stavolta non ti posso accontentare perché sono la bruzza. Non sono andato. Bibbia 92, grazie del tier 1 sub, benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer. Grazie per il sub, grazie del supporto. E grazie anche a Cippio Lippio per i 2 mesi di fierezza nell'esercito degli Ace Gamer. Così come Master Mauros. Grazie anche a te per i 2 mesi. Speriamo entri il quarto. Grazie dei re sub, ragazzi. Vediamo, non voglio lasciare. Tommo, non tonno, che mangio volentieri con la pasta. Tommo, grazie per i 5 euro. Grande Zeb. E poi è per i 3 euro di ora, Tommo. Quindi altri 3 euro. Fai qualche bel manzino col mandriano. Ora faccio la buzza. E poi andiamo a usare un po' di nuovo la motosega. O se no faccio dove il bagno faccio. Se c'è tempo, perché io a mezzanotte e mezza circa stacco, faccio 2 partite, mi sa. NVNN Xanax, benvenuto e grazie del Prime Sub, grazie del supporto. Ben arrivato nell'esercito degli Easy Gamer. Nome strano, NVNN Xanax. No, ma lo Xanax è una cosa che, cioè, viene assunta dalle persone molto ansiose, no? E a volte è molto utile, però è brutto se diventa una dipendenza, no? Perché crea un po' di dipendenza. Dopo, appena ti arriva un po' di ansia, subito Xanax, dov'è lo Xanax? Però serve, io l'ho assunto giusto qualche volta. E funziona, solo che se, la cosa ideale sarebbe usarlo il meno possibile. Quando vedo un survivor che non fa i gen, che non fa un gen, che gli manca un tocchino, lo tengo il killer per 3/4 d'ora, allora lì ci vuole lo Xanax, per esempio. Quasi. Vado a prendere stappi proprio. No, scherzo, ovviamente sto scherzando. No, non si scherza con la medicina. È per dire, fa partire il nervo. Fa partire il nervo. Sono passato da poco a Twitch, Bibbia. Allora, tu parli come utente di YouTube o come streamer? Perché su Twitch vedrai che se sei uno spettatore arriverà molta gente che segui su YouTube, almeno nel reparto gaming. Tu aspetta qualche mese, poi vedi. Aspetta ancora qualche mesetto, poi vedi. Ah! A me dicono di arrangiarmi con l'ansia. No, ma l'ansia... C'è l'ansia e l'ansia. C'è ansia che è causata da un motivo ben preciso, che non è ansia patologica, ma è ansia
perché c'è un motivo per essere ansiosi, o se no c'è l'ansia quella che non puoi controllare, così, giusto perché hai ansia a caso, quella è una patologia. E devo dire che quando io ho ansia, perché c'è un fottuto motivo dietro all'ansia che ho, cioè mi viene, ma per dei motivi ben precisi, molto ben precisi, non è patologica per un cazzo la mia ansia quando c'è. Sterba di merda. No, c'è verso, come i topi. Come i topi si infognano. Qualcosa qui stappo, tu vedi. Ma dai, ma dove? Ah, ok. Carichiamo lo Spirit Fury. Spirit Fury. Questo va alla casetta. No, non va alla casetta. Dove va? Dove va? Ah, perché c'è un pallet. C'era pure la casetta, Non luppa nemmeno questa. Non rallentiamola. Rallentata un pochino. Ora c'ho pa' coso, sto Spirit Fury. Vai, fregata. Stappata e stronzata. E quando la stappi, stappi. Easy. Vai, buono, buono, buono. E due l'ho già sdunzati. Andiamo a prendere quell'altra. E quando la stappi, stappi, stappi già. Ah, l'hanno già salvato dall'uncino. Ok. Vabbè, un uncino gratis. Già posso fargli il memento sbucci. Eppure a questa. E quando la stappi, 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 ti si sdunza, sdunza, sdunza. Ah! Non sai cosa ti aspetta? Questo è un pro gamer. E guarda là. Va qua. Ah, facciamo così. Facciamo così. Cos'è sta prepotenza? Si fa in questa maniera allora. Si fa in questa maniera e basta. Tu rimani qua a perdere tempo in allegria. Ha salzato. Aveva un breakable. Vabbè, questa è morta. C'ho atterraggio lezzo. Madonna, altro che atterraggio lezzo. Guarda, pronti per il cavetto? Ah? Lance? Ah, bella villa. Bella villa, bella villa, bella villa. No, niente cavetto. Madonna. Il mori di questo pagliaccio è irritante, è lunghissimo. L'animazione è lunghissima. Bel dito. David Dimitru è esposto allo sbucci, quindi deve stare molto attento. Vai, dottore di merda, ferito ancora, guarda che lezzo. Preciso. Ah! Ma le urla di questo tizio non sono mica tanto convincenti, Ah! Ah! Bravo! Ma che bravo che sei stato! Di addio la tua torcia, mi raccomando, perché non la vedi più, te lo dico, non la vedi più. Non la vedi più? E quando la stappi, 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 e dici sdunza, sdunza, sdunza.
Qui che si fa? Che si dice? Ah sì, tu dici? Io mi allontano solo per rendere possibile il salvataggio, mica per altro. Non ci vanno. Di scoccia. Ma il Mori è lento, eh. Non so manco se mi conviene. È proprio una cosa. Ciao. Madonna, se avevo Spirit Fury lì. Ora ce l'ho. No, non ce l'ho ancora. Easy. E quando la Stappi. Madonna, il Mori mi ha impedito di fare. Madonna, che schifo il Mori quando impedisce. Hai avuto il culo. Andiamo a sbucciare questo. Sì. Vance. E Lizzo. È rimasto là, Dimitru. Io non me ne vado, da nessuna parte. Guardo mentre ciucci il dito. Tu ti piace ciucciare il dito? Ma vai a ciucciare qualcos'altro, bastardo. Come ti permetti di ammazzare il mio dottore? Ora chi è che cura i miei emorroidi, eh? Pezzo di merda, come ti permetti? Sputo in testa, eh? No, era di là. Madonna. Qua. Prego. No, scusa, che cazzo era? Huh? Ma io boh. Ci sono delle cose in questo gioco che a volte non capisco, no? Tipo quello, cioè tu vedi il rumore, vai lì. Ah, usate il pack della pietra. Ho collegato solo ora, sai perché? Perché nessuno usa quel pack. Perché è una merda. Ma questa, usate il pack della pietra. Ho collegato ora il sassolino. E rimane, sto delinquente. Guarda, arriva un altro sasso. Facciamo una gara di sassi. Una bottiglia va bene uguale. Ho deviato il pallet là. Bravo, Attraverso c'è andato. Ah, brulla. Ah. Andiamo a cercare il quarto. Madonna. Con l'ultima, le scansava. Se lo alza mi incazzo. E madonna. Allora sei una merda. La scansata, Spirit Fury. Peccato per quell'altro, però. Con Spirit Fury voglio vedere che combini qua. Tanto ce l'ho. Tappato. Guarda, arriva la sorpresa. Ma nemmeno. Lo risparmio per quell'altro. Peccato, potevo prenderli entrambi. Ma nemmeno, perché era troppo avanti. Ma che Survivor, quando corre comunque sei più veloce di lui. Ma se continui a correre, ci metti un po' a raggiungerlo, Non è che lo raggiungi instant,
Lo resta subito il merdoso. Ok, va bene. Se vogliamo far così, tu resti subito uno. Oh, che palle. È il sassolino. Il sassolino di merda. Cioè, però non è che uno ci casca più di tanto, eh. C'è una certa, lo capisci che è un sassolino. Se non c'è un gen, niente. Perché proprio, boh. Ti diverti lì, con questi sassi? Un perk stupido, io non so questi sviluppatori cosa stanno pensando quando fanno certe cose, non lo capisco. Ma wow, voglio portare 99 gen. Sto vigliaccone qua. Lo può portare a... Ma bisogna vedere qua come se la gioca. È rischioso nascondersi nelle frasche, perché se passa il killer vicino a te sei fottuto comunque, non è che, a meno che uno non sia cieco. Diciamo, ma come fa? Da dove cazzo è passato? È lì il Dimitro. Ah, vedi. C'ho Spirit Fury, ma questo anticipa secondo me. Ah, vedi? Detto fatto. No. Uno vuole vivere per forza, non c'è niente da fare. Affanculo. Ora l'altro dov'è? Lo cazzo è l'altro? Non te lo trovi. Mannaggia. Ora mi butta il sasso, sta a vedere, eh. Cheater? Ma come? No, perché cheater? No, si starà curando, ma... ha fatto male, ora finisco nel gen. Tocca ammazzarne uno per forza, oh. Madonna, lo sapevo io. Se trovo quel dottore, guarda. Ma il problema è trovare il dottore. Non lo trovi. Sei stupido, tira il sasso, eh. Bene. Madonna, che goduria. Oh, sa pure che c'ho il perk, eh. Lo sa, l'ha detto l'amico del culo. Ma guarda te. Non va un cazzo sto coso. Oh, e mori. Madonna. Leggi crepa. Leggi schifose. Cioè insistevano. Madò, che partita agonizzante. Ci ho messo mezz'ora solo per questa partita. E quando la stappi?
Ma c'è la botola, gliela voglio fanno usare. No, no, io gliela voglio fanno usare la botola. No, 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 no. Bisogna fargliela usare per bene. Ara, questo giù. Vediamo se trovo la botola. Ah, no, no, proprio si divincola pure. Senti, vaffangruzzi. Pensava, eh. Oh, nice. Ma fino alla fine. Ci hanno provato fino alla fine. Hanno fatto anche la furbata di fare i gen fino al 99 e poi cercare di finirli in successione in poco tempo, no? Per non destare sospetti. Si sono impegnati un casino, eh. Mamma mia. Ora mi dicono try harder. E voi allora che fate? Madonna, con le unghie e con i denti, altro che. Ma non erano pessimi, dai. Comunque, 00:32, ragazzi. Mi sa che il Mandriano sarà per la prossima, allora. Però ringrazio tutti quelli che hanno seguito e ci becchiamo presto, fidatevi. Non è un problema così grande. Il vermiciattolo. Però anche questa è andata bene come partita. Non hanno preso nel retto, come Lasaretto, eh sì. Grazie a tutti per aver seguito la live, i gentili spettatori che a quest'ora tarda hanno continuato a seguire la live fiera. Noi ci becchiamo alla prossima live, che dovrebbe essere domani. Quindi notte e alla prossima.